Ciao amici, benvenuti. Siamo già online, amici. Siamo online con il mitico Gran Turismo 7. Per fortuna, successo un disastro. Due giorni che non andavo, ragazzi. Io dovevo portarlo ieri sera. E invece c'è stato un casino. E ho portato Elden Ring. Invece sono proprio felice di portarlo oggi. E come si dice? Voglio proprio vedere le novità. Allora, i soldi ce li ho. Oh, dai, Nation Cup, Manufactured Cup. E cosa si fa? Ho capito. Allora, vediamo un pelino. Termini per iscrizione. Facciamo l'Alsazia. Da con che macchina? Con 155. Si può fare. Vediamo un po' lo sport. Allora, dai. Individuiamo la live. Allora, amici miei, mi siete mancati. Mi raccomando di scrivermi, così vi posso salutare. Allora, vediamo un secondo. Way! Il titolo sulla live non è molto corretto. Vediamo. Allora, che cosa ho scritto? Ciao super, intanto. Allora, vediamo un attimo. Può essere che mi sono inconfuso, eh? Che cosa ho scritto? Allora, Gran Turismo 5. Torniamo a correre con Marco Drums Games. Perché dici che non è corretto? PS5 Italia, Gran Turismo 5. Che gioco è questo qua? Questo è Gran Turismo. Torniamo a correre perché c'è stata la patch. Oh porca miseria, hai ragione. Ho scritto Gran Turismo 5, ma sono rincoglionito. Oh cazzarola. E come faccio a cambiare il titolo? No, sei serio? Ma puoi cambiarlo? Ma come cazzo ho fatto? Scusa, super, te che rasun. Infatti, sai che ero qui tranquillo a dire, ma cos'è che ho sbagliato? Scusa. Ma mio Dio. Allora, me l'ha cambiato mio figlio da PC. Vediamo un po' se cambia. Ok, un attimo.
Vabbè, su GT5 su PS7. sai che. Ah, ora è a posto, grande. Grazie, Leo, grazie, grazie. Diciamo. Oh, aspetta, che. Welle, Aeschesi. Ciao ragazzi, ciao mitici. Stavo parlando col mitico Super che mi ha detto. Oh, guarda che è andato a mettere il titolo. E io ho detto, ma cazzarola, così ragazzi, no? Ma io, no, Gran Turismo 5 PS, no, è giusto. E poi mi scrive, ma guarda che Gran Turismo 7. Ciao Pierpaolo, buonasera Lollatori, mi ti chiamo? Mi ti chiamo stasera? Bellissimo, raga, grandi. Grande super, Esghesi, mitico. Bella super. Allora, mitico. Però la categoria è corretta. Ed era quella che conta. Bravo, bravo. Ciao Zane Boy, ciao a tutti ragazzi. No, beh, ma super, grandissimo. Grazie che mi hai corretto, perché sennò andavo avanti tutta sera con Gran Turismo 5. Pensa a cosa gliene frega il Gran Turismo 5 alla gente. Magari entravano, come dici tu, Gran Turismo 5 per PS7. Una cosa incredibile. Stavo vedendo i cambiamenti. No, ragazzi, è venerdì e sono veramente stanco. Però dobbiamo fare. Come vi è sembrato lo State of Play? Allora, lo State of Play a me è piaciuto un sacco. Nel senso che il gioco lo prenderò, lo porto sul canale al Day One. A me è sembrato davvero fico. Beh, non è che c'era tanto di più, ha fatto vedere un gioco, quindi ci stava. A voi come è sembrato invece? Dai, scrivetelo nei commenti. Adesso c'ho un moderatore bravissimo che è il mio figlio Leonardo Zaneboy, che sta scrivendo un mega sondaggio, ragazzi. Io vorrei sapere questa cosa. Che gioco? Vabbè, aspettiamo che venga fuori il sondaggio, eh? Ciao ragazzi! Mitici, ce l'hai il telecomando, Marino? Me lo passi? Che devo abbassare. Ciao ragazzi! Ciao Mitici! Sono quelli che hanno un gioco nuovo e magari il titolo è Elden Ring. Lo chiamo domani. No, davvero? Cazzo! Mitico Super! Super, ma tu sei iscritto al mio canale? Se non sei iscritto, iscriviti immediatamente a Marco Drums Games. Guarda che c'ho anche il logo personalizzato e posso anche fare così. Che figata, ragazzi! Effetti speciali incredibili! Incredibili! Andiamo a fare questa garetta. Io stavo soltanto condividendo, ragazzuoli. Allora, lo State of Play a me è piaciuto un sacco. Grande, super, grandissimo. Guarda, ti ringrazio che mi hai corretto il titolo, perché sinceramente andavo avanti tutta la sera così. Ha un sacco più del dovuto. Paroloni, paroloni girano stasera. Pierpaolo ha lanciato la bomba. Incredibile, grande Pierpaolo. Cose incredibili succedono su Marco Drums Games Channel. Ma perché dici che hanno usato? Col gioco o far vedere? L'ho condivido, andiamo subito, ragazzi. Pierpaolo? Col gioco proprio secondo te? O... E ragazzi, voi cosa ne pensate dello State of Play di ieri? Vi è piaciuto? Ciao Beppe! Grande Beppe! Sì, raga! Oh, raga, vi è piaciuto lo State of Play di ieri? Ciao, ciao, grandissimi direi. Miticissimi, che ho inventato due parole, le abbiamo inventate insieme. Miticissimi e lollatori, su Elden Ring, ma è un po', va bene un po' per tutto. Va bene un po' per tutto. Riesci a fare un sondaggio? Che cosa? Due, uno, sondaggio! Ok, condiviso tutto, andiamo, andiamo, andiamo. Allora, è partito un bel sondaggio. Io sono fan di Harry Potter ed è stato un evento migliore della riunione degli attori. Sì, troppe cose messe tutte insieme. Volano paroloni da parte di Pierpaolo. Grande, ti voglio così, bello tosto, bello cattivo. Ma nel senso tu parli proprio del gioco in generale? Non ti è gustato tanto? O ti sembra un open world con maghi, un po' troppo mix di cose in un gioco e pensi che è una cagata?
Ma c'è soldato, vero? Attenzione ragazzi! Qualcuno è fatto? Sondaggio ragazzi, il gioco che porto martedì, perché Marco Drans vi ricorda, sto stronzo che mi piace. Allora, il rischio. Ah, dici? Ufficiale. Cazzarola, sinceramente sta cosa non l'avevo calcolata. Questa cosa che state dicendo non l'avevo calcolata, ragazzi. Che un po' troppo e un po' troppo tutto fatto un po' male, eh? Dite. Maghi. Draghi, ho visto. Zelda roba. Un sacco di. Beh, io vi dico così. Allora, mettiamola lì. Io lo compro. Lo porto in live, se non siete convinti. È tutto carino, però non visto tutto, secondo me. Quello è poco ma sicuro. Quello sono d'accordo con te. Infatti, allora, facciamo vedere le cose, ma io di 14 minuti secondo me erano anche troppi. Ti dico la verità, perché in 14 minuti devi fare. Tu di quelli di 20 li devi farli. Sì, infatti. Ho visto anch'io tanta roba, No, sta finendo già il sondaggio. Votate ragazzi! Votate prima che il sondaggio finisce! Poi Miticoin, la moneta di Marco Dram su Twitch, amici miei. È vero, avete ragione, raga. Anche secondo me quando fai troppo. Il sondaggio è finito! Vediamo che cosa portiamo martedì! Sì? Un voto. Allora, martedì ragazzi GTA 5, poi vi farò la programmazione per settimana prossima. Vabbè, lo faccio domani, dai raga. Allora dopo faccio la programmazione e nel finito un foglietto, se mi ricordo un cazzo. Ok. Ah, ok, allora scrivi, martedì 22 portiamo GTA 5. Bella raga, non vedo l'ora. Versione PS5 ragazzi, o versione PS7, è vero Super? GTA 4 versione PS8, ma cazzo di cane proprio. Facciamo i titoli a cavoli indie di Bruxelles, così almeno la gente entra e dice ma chi è sto scemonito che ha sbagliato tutto? Effettivamente ragazzi sono di una stanchezza che voi non potete neanche sapere di quanto sono stanco, ma dobbiamo troppo giocare. Perché ieri non ho potuto giocare a Gran Turismo, c'avevo voglia di giocare oggi. PS6? Ho paura che uscirà per PS6 o 7 anche, sì, assolutamente. E se invece la bomba ce la tirano verso Natale? PS5 Pro? PS5 Pro con Grand Theft Auto 6? Cosa ne pensate? Sarebbe figa la cosa, eh? Sarebbe veramente figa. Bisogna fare un sondaggio. Voi vi bombardiamo. Abbiamo capito come si fanno i sondaggi, raga? Hai capito. Hai capito, è vero. Grandissimo Gianni Boy. E l'idea dei Miticoin è stata sua, eh? Quindi, grande Gianni Boy. Allora. Guarda che cos'è, un mio moto per me, quella che ha messo Paolo, vero? Mi sento più sicuro di questo modo, risparmio sul ramo dell'assentamento. Potrebbe anche essere, tu dici che fanno la Slim, no? La Pro? Potrebbe anche essere, No, davvero? Che bella! Ciao Vitici, ciao amici miei! Benvenuto a live di Gran Turismo 7, devo ricordarmelo perché prima ho sbagliato il titolo. Oh, ma sapete che ero convintissimo di aver scritto 7, oppure ero convintissimo che era 5, non so la cosa che cosa ero convinto. Comunque Beppe, dopo andiamo online. Oh ragazzi, anche tutti voi che siete entrati, se volete giocare con me anche dopo o un altro giorno quando volete,
iscrivetevi al mio canale e datemi il vostro nick PSN, così giochiamo. Abbonatevi con Amazon Prime, è gratuito. Grandi, grandi, grande Beppe, grande, così ti voglio. Allora, oggi non c'è Kevin, perché Kevin non gioca, quindi possiamo stare tranquilli che nessuno ci butta fuori. Magari Kevin è entrato dentro il bar, quindi è fuori. Grande Beppe, sì, vai tranquillo, vai tranquillo. Grandissimo. No, volevo solo sapere se c'eri dopo, così ci colleghiamo e facciamo una bella mega giocata. Comunque ragazzi, se volete giocare, basta che lo scrivete e vi date il PSN e facciamo una bella garetta tutti quanti insieme. Fighissima garetta. Ah, cazzo, no, subito, subito. Pierpaolo, subito. SUV esterrato, vai. Allora, io non so se ho il SUV, più che altro, eh. Non è che non voglio farla. SUV esterrato, SUV esterrato. Potrebbe essere. La cosa non è campata per aria, nel senso, è un buon ragionamento tuo. Prima mi fanno la Slim e dopo un annetto fanno la PS5 Pro. Anche se a me roderebbe un po' il culo, nel senso, fatela 6, fatela già come si deve. Però a me potrebbe una sega, nel senso che gliela do dentro, me la valuta bene, con pochi eurini e mi porto a casa l'altra. Il libro di Twitch, che figata. Allora, vi devo dire la verità, a me sembra l'IA un po' più tranquilla. Non mi hanno fatto dannare. E Marco Drums vince 52.000. Hanno abbassato i premi. Voi vi ricordate che questa gara qui si vinceva quasi 100.000? Tra l'altro ho fatto anche un video e con l'aggiornamento... Oh! Biglietto! Poi in questi 2 anni scrivi non c'è stato nulla. È un altro conto. Un attimo, faccio... Beh. Sì, fai sondaggio. Sondaggio, scrivi soldi. Pochi soldi, tanti soldi, macchina. Puoi fare più di uno? Allora, intanto che vediamo il replay, ragazzi, facciamo un bel sondaggino, ok? Cosa apriamo nel biglietto? Dopo vado col SUV sullo sterrato. Per forza, perché io me lo dimentico, ragazzi. Non è che non voglio farlo perché non sono capace di andare sullo sterrato. Anche se sullo sterrato mi fa un po' di coglione. Allora, l'aggiornamento. Vediamo un attimo cosa è cambiato, eh. Io... macchina, sì, allora, quindi, pochi soldi, tanti soldi, sì, super, è vero, motore uno, macchina un altro, e fai il, c'è quello per... fai costruttore, che loro lo sanno, praticamente ti dà il bonus costruttore, che con, solo con quel bonus lì si può comprare quella determinata macchina. Allora, io stavo vedendo un po' le... sì, effettivamente, beh, allora, per essere onesti, era un po' troppo semplice. Questa gara, in 6 minuti, quasi 100.000... Carmi, dai, centrati. Carne insalata, cenato, Pierpaolo, tutto a posto, tutto pieno il pancino. Poi c'ho qua le mandorle, così se mi viene un golpettino di fame, andiamo di mandorle. Allora, sì, era un po' troppo, 6 minuti e mezzo, 100.000 crediti, secondo me, raga, era un goccetto troppo, era un goccetto troppo. E allora, infatti, io e l'amico Kevin e anche tanti altri di voi che giocavano, era un attimo comprarsi. Questa qui l'ho comprata in poche ore, c'erano altre, la F40,
c'è un sacco di macchinette, capito, che si compravano con pochissimo. Basta olio, pollo e ferro insalata. Bella lì, super, grande. Buono, buono, eh. Ci sta. Il polletto ci sta. Questo perché l'hai fatto troppo presto? Ci vuole qui che è un bel giovato. Ciao ragazzi, mitici! Guardate il Mega Replay, Alfa 155. Questa macchina ha vinto tantissimo, tantissimo nei campi della parmigiana. La parmigiana quando la fa mia moglie la mangio fino a star male, ragazzi. Quindi, benvenuti a tutti, amici miei. Mi raccomando, se non seguite il mio canale, iscrivetevi e se volete giocare con me, lasciate il vostro PSN. Dopo l'iscrizione al canale. Il logo è fighissimo, è nuovo, guardate bello, posso anche dargli le fatta qui qua. E niente, allora, stavamo giocando a Gran Turismo 7 dopo due giorni di... Oh, ho scoperto che c'è un tasto nuovo qua. Bello. Vabbè. Oh, bellissimo, qui sembrava reale, sembrava quasi reale. Ok, allora, sei riuscito a fare il sondaggio? No. Allora faccio una gara prima. Macchine, forse motore. Beh, allora fai il sondaggio solo sì o no. Vinco la macchina? Sì o no? Fallo più semplice. Allora, ragazzi. Ti sento poco? Oh là là. Adesso? Aspetta, un secondo, raga. Sto andando a alzare l'audio. Ok. Così è un po' meglio? Scrivetemi se è un po' meglio. Ciao amici miei, mitici, benvenuti. È un po' meglio così? Cosa ne dite? È un pelino meglio? Devo urlare un po' meno? È a posto? Si sente meglio? Allora, un SUV. Te l'ha fatto. Te l'ha fatto? Sì. Vedi. Allora, un SUV, eh? Non lo vedo io, amore, se sondaggi. Allora, un SUV, raga. Allora, intanto vi piacciono le mie macchinine? Sì, è uscito il sondaggio? Ok, quando smettono, quando rispondono, poi dopo andiamo. Io non ho neanche un SUV. Non ho neanche un SUV. Ciao amici, mitici. Pierpaolo. Allora, un SUV, ma ci sono i SUV? Tu intendi questo? Il Raptor? Ma è possibile che non ce l'ho? Che bella il Dodge, la Mustang. La Ford GT Car del 2018, niente male, eh? Wow, raga. Allora, io non ce l'ho la SUV. Ma sì che ce l'avevo uno, c'avevo un Toyota, aspetta ragazzi, andiamo a prendere il SUV che ci facciamo questa bella garetta. Allora, non avevo mica il Toyota io, scusami un attimo. Grande Zane Boy, mitico. Una 4x4. Ho votato no, sperando di fare come mi tiro in casa. Mitologica Cassandra, cioè che fai il contrario, eh? Così mi becco la macchina. Oh, vuoi che faccio con questa qua, col Subarozzo? Sterrato, ah no, eccoli qua, oh, ce l'ho. Dai, andiamo con Tundra. Ti va bene questa? Tra poco finisce il sondaggio. Quando finisce il sondaggio andiamo con... col mega bigliettozzo, eh? Oh, super dice che è bella, dai, ci sta. Allora, tra l'altro è anche bello, come su Vozzo. Sì, sto spendendo tutti i miticoni per scrivere 3-2-1, finisce. E poi quando finiscono i miticoni? Vabbè, basta che partecipi alle live e te le do. Ah, figo. Allora, spendete i vostri miticoni, ragazzi. I miticoni sono i soldi in Twitch di Marco Drums Games. È finito il sondaggio? 3, 2, 1, finisce. Ok, vediamo cosa ha vinto. 5 voti per no, i crediti.
Crediti? Speriamo, ragazzi. Allora, speriamo. Ha vinto Noi Crediti per 5 voti e Sid Rams con 0 voti. Oh, comunque negli anni le macchine sembrano tutte più curate. Sì, assolutamente sì. Hai ragione, super. 3, 2, 1. Oh, chiudi gli occhi. Chiudo gli occhi. Chiudo l'occhio. Non fare vedere, fare vedere a me, fare vedere a me, fare vedere a me, fare vedere a me. La Porsche, la Porsche, la Porsche, la Porsche, la Porsche. Macchina. Ah, macchina, ragazzi. Sì, è una Megane, però Sangong, chi è Sangong? Qualcuno che ha messo un link? Ha messo un link? Devo togliere il link? Ti abbiamo portato bene, grande super, hai ragione, hai ragione. Non so, Sangong ha messo un link. Dai, è bella, bella sta Megane, RS Trophy, bella lì, mi piace un botto, bella nera. Di solito mi dà tutta la merda, forse erano meglio i crediti. Dai, è carina. I crediti sono sempre crediti. Alla fine si fanno gare per i crediti. Le macchine bisogna comprarlo. Allora, uno sterrato, eh? Uno sterrato. Io non me lo ricordo qual è lo sterrato. Allora, ma cosa è un bot? Che zozzeria. Non è un bot, è uno che continua a spammare i link. Sì? Allora tiralo via. È uno che fa pubblicità a se stesso. No, tiralo via. Non lo vedo qua. Vabbè, quando ritorno. Allora, ora che hai finito tutti i menu, il bar non serve più. Te lo dico subito. Vediamo, eh. Cosa mi dà caffè? Allora, mi dà Jeremy. Allora, praticamente posso tornare a fare questi qua, che sono il campionato che non ho fatto bene, la collezione delle auto, vabbè, te le faccio solo vedere, e il menu, però praticamente sì, è solo l'archivio che ti fa vedere che cos'era. Sì, ah, le monete da 20 cent. Dove le monete? Nel coso. Vediamo Jeremy cosa fa. Ah, Jeremy niente, ti dice la quella statua. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Porca miseria, ho schiacciato due volte ancora Jeremy. Jeremy, ma non ci interessa, non ci interessa, Jeremy. Stai calmo. Tu dici qui? Vabbè, vabbè, comunque figata, figata, figata. Allora, io la gara l'ultima, ah sì, è vero, l'ultima, la motentina, bravo, bravo, super, sì, 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 sì. Qual è la gara sullo sterrato, raga? Non mi viene in mente, non me la ricordo più. È questa. Pierpaolo, qual è la gara sullo sterrato? Il gogo è stato bannato da tutti. Bravo, sì, non viene queste cose. Allora. Ah, Sardegna! 50.000 crediti? Ah! Sì, no, 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 così, cara. Ok, facciamola a schifezza, poi dopo vediamo. Perché sinceramente queste qua sullo sterrato sono belle toste. Oh, Pierpaolo, ti sto facendo la tua gara, eh. Ti sto facendo la tua gara, eh. Vai. Allora, qui è Sardegna, eh? Sinceramente non mi ricordavo. Oh! Con la peccia hanno risolto un pochino lo sterrato. Ah, vediamo! Beh, mi sembra che va. Beh. Sì, io ho un carro armato qui, guarda come sono bassi gli altri. Allora, a me sembra che va bene, eh. Adesso vabbè, lascia stare questa curva che l'ho fatta un po' a minchia. E loro sono a facile, perché volevo un po' vedere. Grande Marco, mitico Pierpaolo. Ciao amici, ciao BDG!
15. Allora, non sembra male, ma sto andando anche a 140 all'ora. Sai cosa dovrei fare? Prendere una rally, la Ford, che praticamente era ingestibile. Ah, dici che hanno sistemato. Sai che secondo me l'hanno sistemato, sì, il rally? Lo sterrato, comunque. Sembra abbastanza buono. Ciao amici miei, mitici, benvenuti Marco Trans Games. Mi raccomando di mettere un... No, non c'è il like qua. Di iscrivervi al canale, amici miei. Se volete giocare con me, lasciate il link PSN dopo l'iscrizione. Così ci facciamo una bella garetta. Dopo andiamo online, amici. Dopo la patch sembra funzionare tutto. Hanno abbassato i crediti. Hanno, secondo noi, messo a posto un po' lo sterrato. Ciao Luca! Grande! Devo fare una corsetta con la... Ragazzi, devo fare una corsetta... per il, la Toyota Lollator. devo fare la Toyota Lollator, bellissimo. Oh bello, devo fare la garetta con la Golf, per il mitico Luca. Dopo ti faccio la garetta con la Golf. Oh. Eccala, scusate, scusate raga, qui. Ciao amici, benvenuti mitici. Mi raccomando di lasciare un bel... No, sto cavolo di mi piace. Non c'è mi piace qui. Un bel... Come si dice? Ah, iscrivetevi. Scusate raga, sono preso. Scrivi qualcosa Leonardo. C'è il mitico moderatore, mio figlio Zaneboy, grandissimo. Scrivi, mi raccomando di iscrivervi al canale. Scrivi una roba fighissima del genere. Anche quella dell'abbonamento è una figata. Ciao ragazzi, allora adesso andiamo a farci un po' di garette e poi andiamo online col mitico Beppe e con chi vuole giocare con me, ok raga? Diciamo che stasera il mitico Kevin non c'è, ma ci sarà domani. Super e Pierpaolo, io non ho difficoltà, quindi o l'hanno sistemato o questa macchina andava forte. Comunque è molto carina, eh? Oh, grazie per Paolo, grazie. Aspetta che provo un'altra macchina, poi dopo ne riparliamo, eh? Perché voglio provare una rally, che ho avuto un sacco di difficoltà. Ciao Bragali, mitica! Ciao! Mi raccomando di lasciare il canale di abbonati col Prime e iscrivervi! Grande Zaneboy, mio figlio che mette gli annunci, grandissimo! Allora, un attimo, c'ho anche un goccino di raffreddore, eh? Oh, grandissimi, ciao Bragali, grande Pierpaolo, mitici tutti. Guarda che bella, bam, che botta, che bello, sembra un film, sembra una gara reale che la stiamo guardando tutti quanti in televisione. Invece è il grande Marco Drums Games che sportella, svernicia praticamente tutti i concorrenti. Ciao amore mio, ciao. Grande la Carla che saluta Pierpaolo. Non è ancora arrivato Lord, la mitica Julie, li stiamo aspettando. E intanto salutiamo tutti i ragazzi di Twitch, eh? Ciao amici di Twitch. Comunque lolla questa macchina, cosa dite? In pista, grande psicotico. Ciao. Ciao Luigi, mitico. Allora, Luigi, come stai? Noi intanto qua si guarda che cartellino, guarda che roba, effetti speciali, incredibili, mi è costato un botto. Allora, vediamo un attimo. Questo qua. Allora, ne riparliamo subito se hanno migliorato o se, perché con sta macchina raga non stavo in pista. Vediamo un secondo, allora acceleratore e freno ragazzi, acceleratore piede destro, freno piede sinistro, la Schumacher, vai, molla gas. Ciao amici,
ho tempo anche di salutarvi, grandi amici di Twitch. Oh, sportellata, ma qui è rally, raga, il rally si può sportellacchiare. Allora, amici miei, adesso voi state vedendo, dice, caspita, ma Marco Transient non usa le marce. Ragazzi, non mi ricordo di cambiare, vi giuro che la prima volta che ho provato me la son fatta tutta in seconda, terza. Ero troppo preso a correre, arrivo al primo, che non riuscivo a... Però con le marce è tutta un'altra cosa, eh. Con le marce è tutta un'altra cosa. Vai, Drums, grazie, amore mio. Non mi ricordo le piste, figuratevi se mi ricordo di cambiare le marce. Però vi giuro che sarà il prossimo step. Anche perché, raga, io ho il cambio proprio fisico, della Logitech manuale, oltre quello dietro il volante. Come si chiama il cambio dietro il volante? Cambio sequenziale. Diamo informazioni anche ai nostri amici. Non mi sembra. Vedi, per Paolo, come ti voglio bene, due sterrati di fila e me la sto cavando con sta macchina che era praticamente incredibile, era impossibile sta macchina, ti giuro che non riuscivo a farne una. Dopo però voglio provare a fare la patente, perché il mitico super ha detto che è stata proprio una... l'hanno sistemato con la patch questa cosa dello sterrato, che era inguidabile. Infatti io, raga, era una cosa inguidabile davvero. Ma sto Wong, io non l'avevo mai visto sto Wong. Hanno messo dentro della gente nuova, forse. Oh, bella lì. Eh sì, raga. Allora, uno, o stasera, boom, appena detto. O stasera ho imparato a guidare e mi sono girato. Vabbè, la riprendiamo. The show must go on. Ho imparato a guidare, oppure davvero hanno fatto un bel setting sulle gare da sterrato, eh. Questo Wong viaggia, eh. Viaggia Wong. Ti vengo a prendere. Sento l'odore del tuo diesel. Vanno a diesel queste cose? No, non credo, eh. Vanno a verde. Oh, oh, oh. E Wong mi viene addosso. Forse hanno sistemato. Può essere che hanno sistemato anche il fattore che ti venivano addosso le macchine. Non mi sembra che mi stanno venendo addosso. Non credo che hanno messo il nuovo sistema di intelligenza artificiale, quello non credo, che è stato introdotto, sinceramente. Oh! Oh! Ho creato un po' troppo. Vabbè, piuttosto che andare a sbattere. Oh, oh, no, no, porca loca, raga, che errore da principiante, devo rifare tutto. È due volte che mi inchiodo lì su quel punto lì, eh. Oh, andiamo a riprendere subito Wong, che quello lì se ne va, eh. Vai, fai un bel sondaggio, Leo. Che palle. Vi riempiamo di sondaggi, amici miei. Ce la farà Wong o Drums? No! No, no, no! Caspita, sempre più lontano vedo il traguardo. Ancora quinto! Che cavolo di macchine da rally.
faccio un po' la concentrazione. Ci sono due punti. Sì, Pierpaolo. Dai che dobbiamo rimontare da paura. Dai che rimontiamo da paura. Quel Mangano qui mi ha buttato fuori. Dai che mi tiene dentro. Dai. Sai che cos'è? Questa curva qui col salto che è incredibile, guarda. Vedi, salta qui, mi sono inchiodato lì, bastava frenare un attimino. Dai che c'è ancora. Posso ancora recuperarli, quanto mancano? Caspita. Sono tutti qua però, sti salti. Vai, uno me lo mangio. Vai, gas. Ciao ragazzi mitici, benvenuti. Sterrato. No, ma dai, me la canno sempre questa. Adesso la vedo dura. Adesso la vedo dura. Vabbè, secondo sicuro. Secondo me lo mangio adesso. Se riesco a fare una mega figata, prendiamo Wong. Le ultime curve. Dai. No. Non sta in strada. Dai. Oh cacchio. No. Dai. Ah, che bella gara. Che bella gara, raga. È stata bella. Bella garetta. Cosa ne dite? Scrivi se è stata un sondaggio, bella. Grande Pierpaolo. Ce l'abbiamo fatta. Vabbè, terzo, niente di che. Infatti, vedi, il Marchino sta di un po' con la manina, ma niente di che. Non siamo riusciti a fare quello che volevamo. E secondo me è migliorato. No, adesso è andato. No. Secondo me adesso proprio. Vediamo solo un pezzettino, eh. Solo un pezzettino. Ok. Bella lì. Secondo me l'hanno un po' migliorata adesso, vi devo dire la verità, Sì, secondo me l'hanno un po' migliorata. Nel senso l'intelligenza artificiale. No, nel senso la guida sullo sterrato. Voglio provare a fare una patente, così vi dico subito se secondo me hanno davvero migliorato qualcosa oppure no. Bello anche lo sterrato, anche da vedere bello. È qui che sbaglio, guardalo lì. Non andiamo a vedere questi errori veramente ridicoli. Questo che cos'è che è? Risultati? Campionato sterrato. Proviamo a farlo. Un lineamento. Proviamo a fare questo? Ciao amici mitici, benvenuti. Oh, una gara che non co... Ma una gara che comincia così, non l'avevo ancora fatta. Tieni piede sul freno, vai, ce l'ho. Vai. Bella sta gara. Ah, sono io e lui e basta. Oh, cavolini di Bruxelles. Oh, come fila.
Ciao ragazzi, benvenuti mitici. Oh, come fila. Oh, come fila. Fai un sondaggio e scrivi chi vincerà questa gara. Ok, allora una sportellata ci sta, raga, eh. Una la posso dare, due già. Vabbè, non puoi portare il computer di là ogni tanto per i sondaggi, no? Ah. Mi abbandona mio figlio, raga. Ok, vediamo un attimo. Allora, viaggia, viaggia il tipo, eh. Oh, 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 l'ho passato, no, incrocio, incrociamo, vai, guardalo, quanto viaggia, sì, no, 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 andata, andata, andata. Io la sento già andata sta gara. E quando lo prendo più? Ciao ragazzi, mitici, benvenuti. Dobbiamo fare un endurance, eh? Cosa ne dite se andiamo a fare l'endurance? Allora, il mio tempo è buono, ma quello là è... E chi lo vede? E chi lo prende più? E chi lo prende più? Ah, qua la cannavo, non l'ho cannata. Ciao amici miei, ciao amici di Twitch, benvenuti. Scrivete e iscrivetevi al canale, eh. Scrivetemi così vi saluto in live. E se volete giocare con me, iscrivetevi al canale e lasciatemi il vostro ID della PlayStation. Dopo andiamo. Adesso, dopo di questa, volevo fare la patente. Un secondo per vedere se i miglioramenti dopo la patch. E volevo fare, ragazzi, una 24 ore di Le Mans, eh? Facciamo un 5 giri, dai, dai. Con la Mazda, con la Mazda. Concept. Questa pista è terribile, eh? C'è quei due saltini lì che... Porca miseria. Non mi sembra che vado... lento, eh, però il tipo là, oh. Demir, sei... Ciao ragazzi, mitici, benvenuti. Se volete giocare con me, lasciate, iscrivetevi al canale e lasciatemi il vostro nick, della PS, che giochiamo a sportellarci un po' insieme dopo. Subito questa gara andiamo a farci una bella 24 ore di Le Mans, eh. Ho fatto un po' lo sterrato per l'amico Pierpaolo. Questa curva qua è incredibile. Vai, 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 vai. Dai che la finiamo, dai che la ultimiamo. Sarà già arrivato il tipo? Non ancora. Eh sì, eh sì. Allora, questa viaggia, eh? Tu questa hai visto il tipo? Non scherza, Dimitri. No, Demir. Demir, K Demir, non scherza qua. Qua. Bisogna correre. Sai cos'è che mi frega a me? Sto punto. Sto punto col salterello. Guarda che roba, ma come si impera la macchina? Mi va viva tutta via. Allora, ho provato prima a dar giù gas, ma il tipo va, il tipo lo tiene giù il gas. Vabbè, secondo non è male, secondo su due. Vabbè. Ah, era una gara. Aspetta che voglio vedere solo un secondo, perché secondo me non era male. Vabbè, qua sono partito un po' così. Sì, è vero. Col suo andavo di brutto. Con questa che
che non va niente. Ok, ho perso il moderatore, raga. Il moderatore è andato in pensione. Leo, chiudimi un po' la porta, mo. Ok. Perfetto. Ok. Giù gas, acceleratore. Perfetto. Accostala un po'. No. Oh, mamma, sei proprio... No, dai. Dovevi già predisporre. Ciao amici miei, mitici! Adesso andare, lascia andare così. Amore, non si può. Non si può. Guarda che botta! Qui era ancora proprio perfetto, ero ancora lì. Vabbè. Andiamo. È qui, guardalo il punto. Mi si è girata. È qui, praticamente, poi, quando ti si gira così, raga, non c'è quasi più verso di riprenderti, perché lui viaggia e non c'è... 24 ore, andiamo. Tegera su. Ah no, aspetta, volevo solo vedere una cosa. Un secondo, prima della 24 ore, solo per vedere, perché io ti dicevo, perché l'amico super ha detto che hanno, eccola qua, almeno il bronzo, non riuscivo neanche a prendere il bronzo, era una cosa veramente incredibile, vediamo, allora se lo prendo al primo anche il bronzo mi serve, vuol dire che hanno sistemato un po' la roba. Ciao ragazzi, benvenuti mitici. Culo, pensavo già di aver fatto una cosa bella, invece ho fatto una cagata. Allora, fino adesso è uguale a prima, sbagliamo nello stesso modo. Ok, do giù gas. Ok, dai. Ciao amici miei. Allora, madonna. Bragari, mitica. Non toccare dentro. No, sì, l'hanno sistemato. Sì. L'hanno sistemato, raga. Era una cosa, vi giuro ragazzi, una cosa impossibile. Impossibile, tra l'altro ero quasi all'argento, per 64 millesimi. Vabbè, figo, niente, andiamo. Oh, Izal, andiamo, è bello. Ah, sì, ho preso sta patentozza. Ah, ci stava di brutto. Cosa mi manca? Provo a farne una con la Megan, dai, una veloce. Izal, dai, bello! Sì, sono d'accordo con te. Allora, vediamo se la Megane è una gran macchina, Queste sono le patentine, raga, Non l'ho mai provata con la Megane. Non mi sembra niente male la Megane. Oh my god! Ciao ragazzi, mitici, benvenuti, Marco Drums Games, iscrivetevi! Sono carico, raga. Andiamo a farla 24 ore. Andiamo alle man, Rimanete con noi che andiamo alle man e dopo andiamo online con l'amico Beppe. Vai. Gas pieno. Tutto gas. Bella sta Megane però, Si guida... Porca loca, ero arrivato. Ho tirato lungo solo il pezzettino finale, raga. Non ho neanche visto il tempo. Com'era il tempo? Era buono?
Dai, dai, bella Megane. Oh, è incollata all'asfalto, eh. Bella, bella, mi piace. Era qui che ho canato, eh. Ciao ragazzi, ciao amici miei, mitici, dai, 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 37, 38, 39, dai, 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 sì, sì, è di argento la prima, e vai, e vieni, secondo me questa me la faccio oro, eh, secondo me questa me la faccio, oh, non ho fatto vedere il replay, scusate raga, no, ve lo faccio vedere, no, Izzale, smettila, ma smettila di tornare sempre dentro, che balle Izzale, vediamo, vediamo, sono proprio curioso perché sta bella settata sta Megane, eh? Bella bella settata, ma che Megane è? GTR3? Del Gran Turismo? GT3? Non so, non so che Megane è, figa. Bella settata, è bella giù bassa, bella... Qui ho sbagliato. Qui posso recuperare, qua no. In realtà qui l'ho fatta un po' lenta. Lampa, grande! Ciao ragazzi, vitici, benvenuti! Patente, qui ho frenato, ok? Qui l'ho tenuta larga, qui l'ho tenuta larga, secondo me se lì la tengo un po' bassa e do gas prima, bella, 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 bella. Dai, famo l'ultima, poi andiamo a fare... Facciamo l'ultima patente, così mi dà l'autos. Dai, Zal! Allora, Mercedes AMG GTR del 2017 al Nürburgring, un pezzo del Nürburgring, Nordschleife, perché l'amico Kevin, che lui è tedesco, il nostro amico Kevin, mi dice sempre come pronunciare il Nürburgring, sembra, ha detto che c'è un hamburger, non me lo ricordo. Ah, ho capito qual è il punto, ho capito. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao amici, benvenuti amici di Twitch, famo sta patentina veloce se riusciamo. Bel motorazzo arrogante, la Mercedes. Non fa in sci. No! Che casino, Marco! L'avevi fatto bene, ma quanto è lungo! Un minuto, impegnati! Ciao amici di Twitch! Ben arrivati! Buon venerdì sera, in compagnia di Marco Drums e Gran Turismo 5, che dopo l'update sta funzionando veramente bene. Stiamo facendo una patentina tanto per, e dopo andiamo subito a fare la 24 ore di Le Mans, ma non 24 ore però, facciamo 5 di. Qui tende un po' a... Ok, vai. Vai. Dai. Dentro tutta. Dentro tutta. Tutto gas. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene anche un bronzo, raga. Vediamo un secondo, tanto per vedere un attimo il replay, che è veramente una figata. La Mercedes, questa AMG, non l'ho mai provata, mi sembra, eh. Ha un bel motorazzo. Che voi sembra? Ciao amici, ciao mitici. Patentina fatta, adesso andiamo a scoprire l'auto, eh.
Vediamo che auto ci regala. Veramente, veramente bello, bello. Vedere il replay mi esalta un casino, mi piace veramente tanto vedere il replay. Primo, perché almeno vedo dove sbaglio. Secondo, qui ho sbagliato, vedete? Tutta in drift, drift a drum. Bella lì, drift a drum. Drifta sta macchina. La macchina drifta. È bella potente, eh. Tra l'altro non so se è una trazione posteriore o trazione, un 4x4 o un anteriore. Io credo che è posteriore questo, vedendo la grandezza delle gomme dietro non riesce a scaricare solo sulle due davanti, non è anteriore. E neanche un 4x4 penso l'aim gain, eh. Vabbè, che ce ne fotte a noi, andiamo a prenderci la macchina. La patente ha ottenuta insieme a voi amici miei di Twitch. Grandissimi, grandissimi. Vediamo che mezzo. Ah, però la Toyota GRB da rally, ci sta, eh. 32, no, 31, scusate. Mia Kono, come la situazione per la patente, ottima prova. Beh, ci sta l'ultima patente, la super patente. Anche sono pilota di Gran Turismo per il Giappone, provengo dall'area di Kansai. Quando avrai superato tutti i test in programma, otterrai la super patente. Marco Drums Games Sun. Marco Drums Games Sun. Ragazzi, mi ha dato il nome nuovo. Io adesso userò sempre questo nome. Fatemi fare una foto. Eccola qua, Marco Drums Game Sun, bellissimo, grazie. Allora, vediamo la super patente che... Oh! È un giro completo. Wow! La F... la formula... Posso farla, raga? La proviamo? Laguna seca, in questo raggino la ghiaia, prego, assicurati, questa è una Formula 1, raga! Come viaggia? Sono lento. È precisissima. Qua non si vede la punta della curva. Minchia se frena, raga. Dai, che giro ridicolo. Avevo paura di andare fuori, ma possiamo osare un po' di più? Va bene, dai, osiamo con la super formula. Dai gas. Dai! Vabbè! Un conto usare, un conto è andare fuori pista! Yokohama, dai che c'ho sulle gomme buone! Vai! Ragazzi, Formula 1 su Gran Turismo? Sì, amici miei, la patentozza.
Dai, dai, dai! 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 Gas! No! Porca, non ho visto! No, ho fatto esci! Oh, raga, tempi di caricamento zero, nulli, avete visto? Ciao amici miei, ciao amici di Twitch, benvenuti! La formula su Gran Turismo. Oh, io devo farla più veloce. Stare attento a prendere i cordoli, eh. E non frenare troppo. Vai, dentro, dentro, gas tutto, gas a martello, vai, gas a martello, no, 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 ti prego, no, che distrazione, sarà perché ti amo, che distrazione Marco Drams. Mamma, mamma mia, amici miei! Ciao amici, amici! Vai, dai gas. Vai, dentro tutta. Laguna secca, Formula 1. Che tra l'altro non è una Formula 1, ma una Formula... Formula 1, Formula 1. Vai! Ciao ragazzi mitici, benvenuti! Formula 1 Gran Turismo, assolutamente sì! Dai che andiamo a prenderci sta patente! Vai, dai, dai! 8, 9, 10, 11, 12, 13 e la patente l'abbiamo presa, anche se è un bronzino, non fa nulla! Bella lì, volevo... Vediamoci il replay, raga! Ciao amici, ciao mitici, Marco Drams Games Channel, grande Pierpaolo, dai dai, sono contento, sono soddisfatto. Io ho sbagliato, l'ho presa stretta e l'ho allargata, vediamo un attimo, perché si capisce dai propri errori, raga, eh. Ok, vai. Come viaggia questa macchina? Questa abbastanza bene devo dire, no, non benissimo ma abbastanza. Questa si fa fatica a vedere un po' il lato sinistro, vi dico la verità. Questa è presa bene, bella dritta, cavatappi, bella, 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 presa... Madonna che ripresa qui, sembra davvero una gara realistica. Realistica. Vediamo. Presa bene, presa bene, presa bene. Presa bene. Sbandieratore. Grande. Bravo. Andiamo. Bella. Bella, 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 bella. Ci sta.
ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Dopo, ciao Leone di Fuoco, mitico, benvenuto. Dopo faremo anche le altre, ragazzi, eh. Bella, bella, bella sta patente. Allora, andiamo subito a cambiare la macchina. Vi faccio vedere un attimo quello che ho dentro nel mio parco. Allora, questa è una bestia, ragazzi. È ingestibile, però. Questa è la Dodge Tomahawk XVGT. È veramente, veramente ingestibile. Invece, io vi faccio vedere questa Mazda, che effettivamente no, è gestibile, è gestibile. È molto bella, anche da dentro, raga. Ok? Allora, io avevo visto l'altra volta che con le gomme, attenzione a quello che vi dico, eh. Con le gomme. Ciao amici miei, benvenuti! Morbide. Ok, compriamo le medie, perché l'alemanno... Ciao amici miei, le dure non andavano male, eh? Se non mi ricordo male, le dure non andavano male. Effettivamente dovrei comprare anche le intermedie poi per questa macchina, però vabbè, per adesso non buttiamo via i soldi così. Allora, circuiti, Europa. Ciao amici miei, benvenuti su Marco Drums Games Channel, amici miei. Allora, Le Mans, 70 millozzi, la macchina ce l'abbiamo. Allora, io vorrei fare un sondaggio, ma il grande Zane Boy se n'è andato, io non so come si fa. Mettiamo le gomme dure, medie o morbide? Leo, vieni a farmi un sondaggio? Ciao amici miei, fammi vedere come si fa il sondaggio, mo, che mi arrangio io. Ragazzi, gomme, stiamo facendo la Sarté, quindi l'Aleman, ok? Con la Mazda Concept. Mi fai vedere come si fa a fare i sondaggi, tesoro? Ok. Allora, ma te lo devo portare lì? Ci arriva il carro? No, vabbè, staccalo pure. Ok, carico. Dai, fammi vedere. Allora ragazzi, secondo voi dure, medie o morbide? Rimetti l'audio. Ok. Raga, allora, cosa ne pensate? Dove ci sono quelle due righe con un punto e una linea, lì devi cliccare sopra. Qua? No. Dove? Due righe, bianche. Questo? Sì. Clicca. Sondaggio? Sì. Poi... no, termina il sondaggio. Vabbè, fai elimina. Arrivo subito, ragazzi, mitici, sto facendo un sondaggio. Allora, visualizza i risultati. Dai, fammene uno tu. Dai, fammi su questo. Vai lì un secondo e fammi il sondaggio. Mettiamo dure, medie o morbide? Gomme, dure, gomme, medie, gomme morbide. Dai, ragazzi, dai, interagite con Marco Drums Games. Guardate il logo nuovo, che meraviglia, incredibile. Facciamo così, così si vede. Si deve vedere bene il logo, eh. Si deve vedere bene il logo. Ok. Allora, ragazzi, dure, medie o morbide? Siamo alla 24 ore di Le Mans e... Allora, gomme dure, gomme medie o gomme dure? La domanda. Che gomme mettiamo? Ciao amici miei! Allora, secondo voi, qual è meglio per farci questi 5 giri all'Aleman, ok? Con una Mazda da 800 pp, quindi punti prestazione. Dure, medie, morbide. Dai, vai, cominciamo il sondaggio. Quanto dura? Sempre 3 minuti. 3 minuti? O 5, no, 5 minuti. Devi farlo anche a meno. Allora, poi quando hai finito fai termina, chiudi e vai di nuovo lì dove sta girando il cerchio e fai il meno. Ok ragazzi, c'è un sondaggio aperto. Mi raccomando di usare Miticoin. Allora, Mede Pierpaolo, c'è un sondaggio ragazzi, votate il sondaggio.
E ragazzi, amici miei che siete entrati adesso, amici di Twitch, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, grandissimi! E se volete giocare con me, iscrivetevi e lasciatemi il vostro nick. Medie, abbiamo medie. Avete risposto al sondaggio? Ma io non posso vedere in tempo reale il sondaggio come va a finire. Rispondete al sondaggio, ragazzi, dai, dai, termina fra 10 secondi, così vediamo che gomme montare alla Sarté, ok? Circuito 24 ore di Le Mans, la Mazda Concept. Andiamo a fare sta gara perché l'altra volta ha finito le gomme, era un po' un casino. Oh, John Carnies, bella lì! Allora, raga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, terminiamo il sondaggio, vediamo chi ha vinto, visualizziamo i risultati, devo imparare a fare queste cose, raga, perché è un po' un casino, vediamo un po' un casino, un po' un casino, perché se faccio visualizza, medie, 100%, andiamo, medie. Andiamo, 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 amici miei. Dai, corso, corso, corre, 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 corre. Ok, allora. Mettiamo un po' economico e vediamo come va. Pareggio del sondaggio, davvero? Allora, l'altro giorno le gomme, ragazzi, finivano in una maniera incredibile. Ok, ragazzi, già la prima l'abbiamo saltellata, eh? Bella lì, così si fa. 5 giri, dobbiamo fare il rifornimento. Questa macchina è un bolide, eh? Dobbiamo risparmiare la benzina e anche le gomme, eh? Ti devo superare sui cordoli. Ho superato una 4C sul cordolo, raga. Tanto per farvi capire. Facciamo un po' più di risparmio di energia, eh. Un po' meno potenza al motore. Tanto qui li becco. Ok, dovevo frenare un po' più tranquillo, sinceramente, eh? Anche qui, ciao amici miei, benvenuti, benvenuti amici di Twitch, eccoci qui. Allora, tra un po' c'è l'altra curva, eh, che io mi dimentico sempre perché penso a superare tutti. Eccolo qua, l'altra curvetta, eh. Ok, bella lì, bella lì, non posso rispondere, raga, sono in live, sono alle man, in teoria non avrei neanche dovuto portare il telefono in macchina. Ok, torniamo tranquilli, così non roviniamo le gomme. Ciao amici miei, benvenuti, state correndo, diciamo, Marco Drums Games all'Le Mans con la Mazda Concept. Allora, sto vedendo che col dodicesimo comunque due giri, eh, bisogna vedere se riusciamo a arrivare primi, ragazzi. Allora, diciamo che c'è un filotto qua, eh. Ciao amici miei, benvenuti. Benvenuti amici miei di Twitch. Alla 24 ore di Le Mans. Vabbè, facciamo 5 giri noi, eh. Non facciamo di certo 24 ore. Non c'ho più l'età per fare queste cose. Vi ricordo che una volta con i vecchi Gran Turismo me li facevo tutte le 24 ore. Partivo il venerdì sera e finivo la domenica. Incredibile. Marco Drums, Giovane Games. Adesso non c'ho più l'età, raga. Ok, ok, allora, non devo assolutamente finire le gomme, eh. Ok, proviamo piano pianino, raga, il brasiliano, mio amico, l'ho fregato parecchie volte.
Oh fraga, excuse me. Excuse me. Ok. Vai. Un giro, raga, un giro. Devo stare attento con le gomme. Lo volevo superare all'interno, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Izzal. Ti frego la scia. Ok, prestiamo attenzione alle gomme, eh. Ah, ma questa curva qua è proprio Marco Dram, tu non la vuoi imparare, eh? Non la vuoi proprio capire che devi frenare un po' prima. Vabbè, dai, al prossimo giro la faccio giusta, ti giuro. Se me la ricordo. Oh, cominciano a scivolare? Ma no, sono ancora buone le gomme. Vai, dentro il gas. A destra o a sinistra, ciccio? Due e due. No, Drams. Sarola. Vai, dai. Questa l'ho proprio cannata, raga, eh. Non mi ricordavo più che era sinistra-destra. Ok, è che... Ok, qua me lo ricordavo. No, fare così. Dai gas, perché ti prendono. Dai, dentro tutta. Abbiamo lo specchietto lì, ragazzi. Credo che è tipo digitale, eh. Ah, non ci credo, non me lo ricordavo, lo stesso errore dell'altro giorno, porca loca. Dai, se no il primo non lo prendiamo neanche morti, ragazzi. Staccata un po' lunga. Dai. Posso fare un altro giro? Sì, assolutamente. Vai. Un giro e 5. Quindi posso fare il giro, facciamo benza. Amico mitico, no, ma sta lobby adesso la facciamo, Bruce, no, caspita, sta pista, adesso la facciamo, cominciano le gomme. Ma come mai cominciano già al secondo giro di 5? Ah, lo so io perché. Perché sono le medie. Devo mettere le dure, amici miei. Neanche le medie tengono. Va che roba! Mi devo fare tutto il giro così!
sono entrati loro, eh. Dopo adesso facciamo la lobby, eh. Così giochiamo, Bruce. Bruschetta e anche Beppe, dovrebbe esserci anche lui. È che lui sta giocando, non riesce a scrivere, ma è dentro. Ma che roba! Dai! Ma lui non c'ha le gomme merdose lui. Dai, ma che roba! È certo che è colpa vostra, sempre. Grazie Bregari, stai tranquilla. Delle gomme, è certo che è colpa delle gomme. Dai, dai che lo prendo. Devo andare piano perché queste gomme sono finite. Allora io non 09 giri, io farei così, tiriamo via un po' di Portilla e a 7 secondi, eh, lo vedo. Vai, dai gas Marco Drums. Il problema è che poi devo andare in box. Cazzarola. Il problema sono i box. Io devo fare ancora la benza. Ciao mitici. Il problema realisticamente è questo pezzo. Ok. Stavolta me lo sono ricordato. Dov'è il giovane? A 4 decimi, 0,7 per la... No, mi sta dando via. Ciao amici, benvenuti. Ho un po' paura arrivare primo, e lo ha, eh? Lo vedo. Eccolo là nell'angolino in lontananza. 5, mi ha dato via un po'. Devo ricordarmi assolutamente di entrare a far benza. No, stupide gomme, stupido cane, ma guarda come si mette, ma perché mi si mette così a me, porca loca, dai, e entra. Dai, ste gomme, guarda, va. Devo per forza entrare, raga. Ah, ma sono completamente andate dietro. Ciao amici miei, mitici, amici di Twitch. Medie, devo fare dure. Ah raga, tutte le volte lo canno, ma come faccio ad essere quindicesimo? Ma come è possibile? Ma sono andato così lento? Incredibile, dai cazzo, corri! Ma dai, ma sono ultimo!
Non lo so, amici miei, non lo so. Allora, non lo so, non so cosa dirvi. La finiamo, The Show Must Go On, ma 17esimo ci sono rimasto un po' male. Almeno che qualcuno entra ancora dopo. Da secondo a 17esimo entrando nel box, sinceramente non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Gomme nuove. Ho rimesso le morbide perché chiaramente non mi sono ricordato. Che devo metterle dure. Devo riprenderli. Il problema sono i primi. Ma come li becco i primi? A parte che ci sono ancora due giri. Oh, Ciccio, non me lo ricordavo più, scusami. Gallo, ti sei ripreso la posizione, non ce l'avere su con me, non me lo ricordavo più. E mo ti prego, E dove ti so passo? Ti verrei? Porca miseria. Ah, raga, non me lo ricordavo più che lì c'era... Non capisco perché non c'è il... Non me lo ricordo la pista. Li ho frantumati, dai, l'ho usato un po' per tenervi dentro, scusami amico. Ma qua non si scherza, Qua noi stiamo facendo una gara. E nelle gare non si scherza. E andiamo a prendere Tamanaka. Allora, sta macchina è un bel chiodo, Viaggia, però... Credo, se non sbagliavo il primo giro ci arrivavo. Il problema è quando si va al box. Beh, chiaramente uscire di pista due volte non aiuta. E questo me lo mangio. Anche se adesso c'è la curva. Ok, vai. Dai che ti frego. Forse ti frego. Dove sei? L'ho fregato. Ho fregato il Ferrarino. Oh, l'ho tirata, raga. L'ho tirata. Avevo molta paura, Ciao amici mitici. Non sto andando piano, Come mai non prendo il nono? Ah, devono entrare ancora qualcuno. Ah, e vai. Allora, due giri, ne manca uno. Possiamo anche dare più potenza, Dai che andiamo a prendere il secondo. Dai che siamo podio. Porca. Non deconcentrarti, Marco. Ciao ragazzi, benvenuti mitici. Dai. Anche perché se sbaglio le gomme se ne vanno. Adesso ho buttato anche più potenza e la sento anche, la sento la potenza. Ciao amici, benvenuti mitici.
24 ore di Le Mans, Mazda Concept, terzi, e lo vedo, comincio a vederlo. Ah, le gommine, come sono messe? Non sono messe tanto male, ma qui l'ho cannata, allora, non è colpa delle gomme. Questa curva, ragazzi, non me la ricordo mai, cazzarola. Oh, è troppo lungo il giro per Marco Dra, non me lo ricordo. A un certo punto poi vado insieme, credo che alla fine del giro siamo solo a metà. Porca. Dai, forza Marco Dra, muoviti, vai a prendere il secondo. Allora, il primo, ragazzi, penso che... se non si stecca, e loro non si steccano mai, guarda quando gli do il gas, ciao Giuli, amica mia, mitica, che bello che sei qui, ciao, allora, non parlarmi di matrimonio adesso perché sto facendo una gara epica, ne parliamo dopo. Porca loca! Ok! sì, grande Giuri, grazie mille, mitica! Adesso sì che si animerà la live! Grande! Ciao ragazzi, benvenuti! Dai, fai un bel sondaggio! Riuscirà Marco Dranz ad arrivare secondo? Dai, sondaggio a manetta, abbiamo capito come si fanno i sondaggi! O parliamo del matrimonio dopo, aspetta che finiamo il giro. Non vorrei che... allora aspetta, vedi, ecco, hai parlato del matrimonio, Giuli, stai attenta. Riuscirà Marco Dranz a vincere la Le Mans, sì o no? Oppure in che posto si qualificherà, in che posto faccio emozionare? Sì, è vero. Lord! Eh sì, arrivate voi, cazzo ragazzi, vi viene l'agitazione, dai raga, grandi, fate emozionare quel canno. Allora dai, fallo subito sto sondaggino, mo. In che posizione che, finisce Marco Dranz? No, ma porca loca. No! Grande! Ho scoperto una, leggi cosa dice Giuli? No, non ci credo, raga! Aspetta, dimmelo! Quando scrive. No, non ti girare, ma perché? Sì, beh, non fa niente. Lo tagliamo un po' così? E la facciamo un po' a trucco? Dai! No! Ciao Lord, ciao amico mio! Attento, stai attento. Oh no! Che errore da principianti, raga! Vabbè, finita la gara, finisce il sondaggio. Parità. Ciao Giuli! Allora, ha vinto la parità tra primo e quinto. Primo e quinto, e grandi raga! Quarto. Bella, bello sondaggio, bel sondaggino. Caspita raga, mi sono emozionato per la Giuli e Lord. Ah, quinto, Lord, cazzarola. Grande Giuli, la Giuli è brava, tu non sei bravo Lord, vedi? Mi ha portato sfiga. Guarda mio amore mio, ha salutato la Giuli e Lord. Grande amore mio, 26.000. Allora, vediamo se c'è il mitico Bruschetta e il mitico... No, esci, perché ho fatto esci? Perfido, è vero. Ah, grande Giuli! Allora, raga. La prima è andata, dai. La prima non ho fatto bordello. Sì, adesso sì, Giuli, dimmelo. Scusami, non ti ho cagata prima, ma...
ero troppo preso, ero terzo anche. Caspita! Dimmi, dimmi, cosa hai scoperto? Cosa hai scoperto? Che c'è un anello in casa? Sto aspettando quello che sta scrivendo la Giulia. Che bello, che bello, che bel passaggio. Lì l'ho passato sul cordolo, raga. Sul cordolo. Sai come si fa a vedere chi ti segue sulla live? No. Tu sai? Come si fa a vedere chi ti segue sulla live? No. E come fai? Allora, Leo dice che da computer sì, da play no. Sì, come fai? No, è una cosa che... Dimmi, dimmi, Giuli, scrivimelo, please! Come? Vieni, stai sui spettatori, ti compare il nome che ti segue. Spettatori. Figata! Figata! No, sulla play non si può fare. Questo caso qua vengono poi dalla stream lab, se ti dice chi è dentro e chi non è dentro. Invece la Giulia penso che l'abbia scoperto da cellulare, vero Giulia? Tu l'hai vista da cellulare sta cosa fichissima? Che cos'è questo, Leo? Perché? No? A me ci credo la cosa insieme, no? Ok, allora. Ho scoperto quando Lord stava facendo la live. Ah, grande Lord! Bella lì! Grandissimi, raga. Devi scoprire le cose e farmi sapere, Giulio, perché dobbiamo imparare bene a usare tutto Twitch, eh? È una figata. Se arrivavo prima erano 70 millozzi, raga. 70 millozzi. Allora, Beppe e Bruschetta, e chi vuole venire? Volete fare l'online? Mi sa, l'ho scoperto io perché. Buono, 70 lollozzi. Eh sì. Leo, chiudi un po' la porta. 70 lollozzi. Oh, Bruschetta c'è. Bruschetta c'è. Bruschetta c'è. Allora, fammi vedere ancora un pelo. Ancora un pelo, mo. Perfetto. Infatti gli ho dato i suggerimenti. Allora, Bruschetta. Verso le 22 arriva Alessandro. Oh, ma c'è entrato. Grande. Allora, Bruschetta 2323. Ciao Bruschetta, ciao Bruschi. Allora, vediamo di... Allora. Bruschetta, entri nel party che parliamo o correte? Beppe, entri nel party o facciamo solo la corsa online, ragazzi? Scrivetelo nei messaggi. Andiamo online, amici miei. Stiamo correndo con voi, con i miei amici di Twitch. Ci facciamo una bega onlineata. Quello era il me del passato di un quarto d'ora fa. Sì. Hai ragione Lord Marco, l'ho scoperto io perché quando Lord senza di me è perso, uguale con me, con la mia Carla. Non capisco perché stasera non sta ancora arrivando. Dovrei chiedere. Allora, sondaggio, perché la mia Carla non è di fianco a me? È un pronostico. No, ma un pronostico, cazzo. Fai un sondaggio. Un sondaggio, dice la Giulia. Come mai non è qui di fianco a me? O fra quanti minuti arriva? Fai un bel sondaggio. Fra quanti minuti arriva? Allora,
te lo stavo per dire, Marco. Infatti, un bel sondaggio, Lollatori miei, amici miei, miticatori. Ormai sono le parole inventate dalla nostra community, dai nostri amici. Allora, una bella stanza. Allora, inseriamo la stanza Marco Drums. Esatto, esattamente te. Marco Sam Twitch Friends, la stanza, eh? Gara amichevole. Ho fatto un sondaggio senza sì. Sto finendo di fare le unghie. Ah, ecco perché non c'è la mia Carla. Ma no, mo non dovevi dirlo, c'era un sondaggio. Allora, allora. Arrivo. Ok, ok, amo. Lago Maggiore, Lago Maggiore. Mi piace il Lago Maggiore. Possiamo fare anche due giri? Senza senso, l'ho chiamato. Perché non vuoi un gattino? Perché non vuoi un gattino? Che sondaggio vuol dire? Che roba è? Non lo so. Che sondaggi facciamo sul nostro canale? Vabbè, Leonardo si sta divertendo. Vai, amore mio, fai sto sondaggio, vediamo un po'. Perché non vuoi un gattino? Un voto su perché sì, un voto su 20 quadrati. Proprio un sondaggio di minchia, raga. Esatto. Allora, solo amici. Le risposte sono tre. Perché sì, boh, 20 quadrati. Ah, allora, ok, io l'ho creata, ragazzi. Oh, amici miei, amici di Twitch che siete entrati adesso, se volete giocare con me, iscrivetevi al canale, lasciatemi il vostro ID della Play che giochiamo insieme. Metti il limite PP, ho già fatto. Ma sì, dai, facciamo con le macchine simili. Allora, ragazzi, Beppe Bruschetta, dovreste trovare, ok, Marco Drums Games, la stanza, Marco Drums Twitch Friends, ok? Entrate voi. Io direi di farla con la 112 Abarth, poi vediamo quando entrate. Me le fai vedere le unghie? Assolutamente sì. Sondaggio! La Carla farà vedere le unghie, sì o no? Io mangio un... una mandorla, una mandorlina, una mandorlina. Oh, subito tu mi sgami che mangio, peggio di mia moglie. Allora, devo integrare un po' i... Ok, intanto che aspettiamo andiamo sul tracciato, ecco questa macchina fighissima. Pierpaolo! Dai, ma tu sei proprio sul cibo! Grande Giulio! Allora. Sono buonissime! Io devo integrare, raga! Sento il profumo! Grandissimi, raga, che bello quando siamo tutti insieme. Scusate, sto mangiando due mandorline. Marco Drums, raga, guardate che mezzo, mamma mia. Sono buonissime. Ok. Adolone ci sta. Ma dai, ma davvero? Da pensi che la sozzeria, la 112 Abarth. Va bene, dai. Cambiamo autos. Ok. Ne mandano solo 5. 5 sacchetti? Dai, è bellina. Dai, ditemi voi che macchina volete in pista. Andiamo un attimo che mezzi ho. Andiamo con la Golf. La Toyota Lollator, aspetta, dai, dobbiamo trovarla la Toyota e la chiamerò Lollator, faccio una bella figura. Non
Questa? Colla. La rossa, aspetta, Joey. Leo, mi togli il gatto? Mina, per piacere, sei davanti allo schermo, non vedo un cazzo, spostati. Dai, Mina, spostati. Gattina, spostati. Ferrari. Un attimo. Scusate che dobbiamo... Problema tecnico col gatto. Attento, se ti rifilo. Il gatto. Allora, Ferrari, Mincia. È che è un po' strunzetta. Allora, Ferrari, ne prendiamo una bella, Adesso torna, si mette sulla telecamera. mi spacca la telecamera, torna da una unghiata sul cavo. Alfa. Allora, facciamo un po' contenti tutti. Faccio un giro la Lola Station. sì. Allora, per la Julie facciamo un bel giro sulla F40. E poi per Pierpaolo su una bella Alfa, ok? Vogliamo. Vuoi che cambio il titolo invece di tornare a correre con la Martina Fields? Ecco, giochiamo insieme. Sì. Okay. Dai, facciamo un televoto. Il televoto, hanno detto. Io sto cambiando il titolo. Dai, cambia titolo. Ma non è che poi dopo succede qualcosa se cambi il titolo? No. Ciao, amici! Mitici! Grande Julie! Io faccio sempre le cose per i miei fans! Ora, ragazzi, sto vedendo di fare le magliette, È una cosa seria questa. Già il mitico Lord ne ha già ordinate 2000, Giusto? Mi ricordavo bene? 2000? 50 euro l'una? Ci siamo? Se no partiamo col matrimonio, Lord, Okay, 1500 a Pierpaolo, la madonna! Raga, sono già diventato ricco, basta, non faccio più streamer. Vendo 3000 magliette. Guardate se il video invece di torniamo a correre, cioè corriamo insieme. Allora, il grande moderatore Zane Boy, in arte, Leonardo. La madonna! 1000 euro cada una! E mi vuoi far diventare ricco! Infatti a un certo punto ti conviene sposarti, Ok, raga, questa Ferrari sta bella incollata, esatto, Giuli, no, a questo punto. Ciao amici miei, mitici, iscrivetevi al canale se volete correre con me. Iscrivetevi al canale e scambiamoci il ID della PlayStation, Perché pesanti? Fammo 3000 magliette. Oppure una e 20 IVA compresa. Ma quella è quella che la pago io. Pierpaolo. Di solito da 1,20 euro si passa a 10. Più spedizione. Metti, spawna un po' il coso a modo di fare gli abbonamenti, amo. Davvero? Allora, io non ho mai capito se questa pista è inventata, però dovrebbe essere dalle mie parti, tra Bergamo e Brescia. E beh, certo, la spedizione te la porto io. Le porto io, oh, mica pago il corriere. Anche di più di 100 euro, se devo venire a casa vostra. Tiene abbastanza bene sta macchina, Oh, che è arrivata la Carla. Adesso devi far vedere le unghie alla Giulia. Non ho visto Leo la... Ecco, il moderatore sta modellando. La cifra del matrimonio. Giulia, stai tranquilla che devo vendere un po' di magliette, dopo ti sposi. amo? Giulio, devo come? Infatti, stamattina sono... Sì. Amo? Ho capito, amore, sto correndo, le forze vanno giù,
qui bisogna mangiare mandorle, tutto spiano, tra l'altro sono buonissime. Allora, sta F40 è incollata, eh? Però dovete contare che io l'ho sbombazzata tutta. Sbombazzata ci sta come termine nuovo, raga. Vi piace? Vedi che anche la Giulia dice che buone le mandorle. Due volte, una dietro l'altra. Ok. 2:11, raga. Oh! Vai! Fai vedere l'unghietta, mo. Giulia! Oh, il mitico bruschetto è dentro! Quella Mini Cooper! Dai, fai vedere le unghiette! È giù, amo! L'hai messo tu? È giù, amo! È lì, l'hai messo tu! La telecamera! Giulia! Ecco le unghie! La mandorlata! Oh! Zebrata! L'hai vista, Giulia? Vediamo se scrive! Che belle! Ce la fai a passare? Hai detto che belle, amo! Wow, che belle. Ciao amore mio. Mi sei mancata, eh? L'inizio live così è stato un po' triste. Grandissimo bruschetta e dentro la mandorla zebrata. Pierpaolo ha sbagliato tutti i nomi, grazie. Pierpaolo, sarai il nuovo... grazie Giulia. Sarai il nuovo... Lollatore, il titolatore. Il titolatore. Il titolatore, aspetta che me la devo scrivere questa. Allora, che macchina usiamo? Dai, dimmene una tu, bruschetta. Allora, il... Cos'è che ho detto adesso? Cos'è che ha detto? Il titolatore. Bella. Allora, Pierpaolo sarà il titolatore da oggi in poi. Ecco che abbiamo inventato un'altra parola. Ho inviato un sondaggio sulle unghie. Titolatore. Il titolatore, perfetto. Allora, stiamo facendo sondaggi a tutto spiano. Bruschetta, dimmi tu il mezzo. Invece del sondaggio su quella roba lì delle unghie dovevi scrivere che macchina prendavamo. Allora, andiamo con un massimo di PP brusche oppure... Anche per... Beppe? Doveva venire? Prima era dentro. Aspetta che gli scrivo. Allora, io non ho visto la tua risposta. Ci prendiamo la Ferrarina? Guarda questa se ti piace. Beppe, dove sei? Ma come vado a scatti? Ma porca miseria. Davvero vado a scatti? Il titolatore è bellissimo. Ma come vado a scatti? Titolatore. Vabbè, dai. Noi lo vediamo bene. Due linguine con frutti di mare, altro che mandorlata. Te che ragiono anche a te, ma sono in dieta. E già mia moglie mi ha cazziato perché ho mangiato più di 5 mandorle. Dai, sei seria? Ma devi proprio mangiare il gelato, sempre non me lo dai mai a me. Ma porca miseria, ma questo viene qua e mangia il gelato. Tu mi hai dato già le mandorle. No, io mangio il gelato, non è che mi incuri adesso che ho mangiato tre mandorle del merda. Amore, devi chiudere un po' la porta. No, si deve vedere bene. Se no è troppa luce. Sembriamo di giorno. Dai, dai, brusche. Ti va bene la Ferrari? 458 Italia? Madonna, questi parlano di mangiare. Ti ha fatto il ghiaccio sulla scatoletta. Sì, dai, raga. Allora, bruschetta. Ce l'hai? Ah, scusa. Pippi, allora ti dico subito quant'è. Eh, 609. No, mo, troppo. Devi stare attento con la porta. Apri un po'. Mi fai venire voglia la Giulia di mangiare. Oh, no. Ok, togliti. Quella no. Ok. Dai, dimmi tu. No, Leo. No. Dimmi tu la macchina, bruschetta, oppure dimmi il pipì, dimmi tu qualcosa. La vaniglia. Stavano giocando con la porta. Dimmi tu.
La Camaro ti va bene? 680? Dobbiamo vedere insieme cosa c'ha lui. A 500? Sì, a 500 sta 4 giorni, bellissima, ma... La Mini Coupe. Mustang 570. Supra 558. Vengo qua Supra. Supra, vai! Questa? La Supra 558 ti va bene? Dimmi sì o no. Dimmi sì o no, Brusche. Mitico. Supra Dean. È il titolatore. Ragazzi, benvenuti. GR Supra. Aspetta, no. GR Supra. Sì, è questa, vai. La GR Supra, bella lì, del 2020 la mia però, Brusche? È lei? Dimmi se è quella o se no la cambio. Ciao ragazzi, abbiamo stasera i lollatori, i miticatori, la GR, quindi non è questa. Aspetta un secondo allora. La GR. Quella che dà il gioco, eh? Aspetta, 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 Supra. GR, questo intendi? Toradin credo che è al lavoro. È lei, è lei, è lei. No, Supradin. No, Supradin. Ragazzi, amici di Twitch, abbiamo il titolatore. Pierpaolo è il titolatore. Stasera abbiamo inventato una nuova parola. Fichissima la Sprite. Sì, grande Bruce, dai, accetta che andiamo subito a correre. Ci facciamo una mega corsetta con la GR Supra Race Car 2019 GT3. Vai di corsetta, vai il mitico Bruschetta, mettisi al tracciato, vai, vai, partecipa, grandissimo. Ma grande Marco Brooms. Che cazzo, guarda la gara, vinto. Eh sì, amo. Menù. Ah, la faccio io la gara. Sono io il capo. Vai. Stiamo aspettando Beppe, dove sei Beppe? Come faccio a raggiungerti Beppe? Da un pezzo. Dai, amore, non scherzare col fuoco. È buono un gelato. Dai. Via. Io ho fame. Oh come va l'amico Bruschetta. Oh come viaggia. Va che va lungo. Oh. Marco, la verità, io non volevo mettere il GT. Sì, ne? È vero. Non è che non funzionava, ne? Cosa che c'è scritto? Quella! Kevin, stiamo aspettando te, amico! Guarda, con Bruschetta, siamo online! Ciao, amici! Se volessi giocare con me, iscrivetevi al canale, lasciatemi il dito alla PlayStation! Guarda come fila Brusche! Infatti, apposta di... Amo, leggi! Stai a mangiare. Scusami. Qui abbiamo un titolatore, un lollatore, un miticatore. Ha voglia di mangiare. Infatti, sì, qui si mangia tutti, oh. Mangiatore. Ok, prendiamo la scia. Lo sento lo scarico del Brusche. No! Volevo fregarti, Bruschetta, mi sono fregato. No! Hey guys, grande fighter! Ciao Kevin, amico! Un tiramisù. Il grandissimo Kevin, ragazzi! Ci sarà domani, eh! Amore, hai rotto con sto gelato, se non me ne dai un po'
mi verrà il naso lungo. Dai, dai, che devo avere un po' di potenza in più a questo motore per prendere bruschetta. Dai, sto ga, dai, sto... Oh, ma ti stai facendo una cosa intera di gelato. Oh, bella. Ma no, quello che non c'era niente, oh. Riempi sto cazzo di cucchiaino. L'omogeneizzato. E muovate, dai, sto... Dai, mo, ma stai scherzando, mi stai facendo arrabbiare. Me li dai vuoti i cucchiaini miei? Ho visto i tuoi, eh? Va, ma che mi fai sbagliare? Dai, su! Adesso ragazzi, i cucchiaini ho fatto bene uno, solo e va. Muovi! Se non me lo dai bene, giuro che ti... Ok, a posto, basta. Grazie. Oh, bruschetta come fila! Raga, bruschetta come le da... a Marco Drums. Il gusto è gelato? Non lo so, so che è gelato. È vaniglia. Ah, vaniglia. Giulio, basta che sia commestibile. Domani Kevin, grandissimo. Basta mangiare. Se lo mangio io, lo mangiano tutti, giusto? Se lo mangio io non so mangiare gli altri. Si può mangiare mentre uno sta correndo? Marco, non è giusto? Ma Pierpaolo, dobbiamo fare un sondaggio a vedere se hai... aspetta, come si dice uno che dice le bugie? Il bugiardatore, ragazzi, attenzione che abbiamo il bugiardatore tra i nostri amici stasera, il bugiardatore. Stai facendo casino, amore mio. Marco e Carla me l'ho spedito e gelato. Assolutamente sì, arriverà un po' sciolto, eh. Il mietitore. No, tu sei un bugiardatore. Perché io ho fatto addirittura 3 gare con il su. No, in realtà una col su. Però ci sta. Il bugiardatore, ragazzi. Ormai da titolatore è passato a bugiardatore il nostro amico Pierpaolo, E devo anche segnarlo, perché bugiardatore è bello, non l'ho mai sentito io prima. E comunque ridi, scherza, Marco Drums chiacchiera e le ha prese dal grande bruschetta. Grande bruschetta. Eh sì, amico mio. Pierpaolo declassato, è il bugiardatore. Aspetta che lo seggio, perché poi io vi dimentico, raga, non c'ho tutta sta... Allora, vediamo il bugiardatore. Bugiardi. Titolatore. Da titolatore a bugiardatore. Bugiardatore. Tra l'altro l'iPhone dice che è un errore. E c'ha ragione anche lui, perché non esiste. È una parola di Marco Drums Games. Allora, andiamo a vedere un attimo che macchinetta. Il bugiardatore è bello. Bugiardatore è bello. Dai. Bruschetta, che macchina andiamo? Kevin, dimmi la macchina. Grande bruschetta, è vero, ho fatto una gara della Madonna. Ho esagerato io, volevo fregarti dentro là nel parabolica. Dai, smettila con sto gelato, allora. E il bugiardatore. Ok, allora. Pierpaolo è il bugiardatore. Una Porsche, dai, con la Porsche. Minchia, Kevin, ci vuoi proprio far morire. Vabbè, andiamo con una Porsche. Che Porsche hai, bruschetta? La DeLorean. Ma come la DeLorean? Non ce l'ho la DeLorean. Lo so. Non ce l'ho la DeLorean. Questa? Ti va bene la Carrera GT? Ma stai mangiando la Big Babbo, la fragola? Ma allora mi vuoi male? Ma smettila tu, scusami, ero tranquillo, adesso vieni e mangi. Allora. Le palle. Questa Mercedes AMG? Un attimo, di tranquillità, raga. Calmi un attimo. Tu dovresti prendere il computer e fare i sondaggi, non metterti lì così. Allora, dicono... Una Porsche, stanco di fare un sondaggio. Mamma mia, quando comincerai ad andare a lavorare cosa fai? Belli miei giovani,
a farvi 10 ore al giorno per 40 anni. Ok, dai, lasciamo stare il discorso. E Carrera RS. Bruschetta, ma Bruschetta, rispondimi a me, ma vuoi entrare nel party così riusciamo a parlare? Rispondimi sì o no. Semplice proprio, sì, no. Ma quella era la mia acqua, mi fregate anche l'acqua? No. Vabbè, mi fregate tutto. Allora, vediamo un attimo ragazzi di metterci d'accordo col mitico Bruschetta. Io non ho visto ancora un messaggio suo, spero di non averne perso qualcuno. Allora, basta che non usate l'autolente, come quella dei Flintstone. Quella sarebbe figa, tirar fuori le zampette, eh? Allora. Ce l'hai la Vision Concept, Bruschetta? La Charger, la Camaro, la 911 Turbo. Kevin voleva... o la 911 GT3. Ce l'hai la GT3? La Porsche 917 Living Legend. La Toyota Lollator. Ma dobbiamo trovarla sta Toyota, che poi ci faccio un bel logo, il Toyota Lollator. È bellissima la Toyota Lollator. Dobbiamo trovare un mezzo un po' merdoso, tipo questa qua. Tipo la Supra 3.0 dell'88 e la chiamiamo Lollator. La livrea. Mamma mia, Pierpaolo, stasera oltre il bugiardatore sei lo scassatore. Lo scassatore è bello. Lo scassatore mi piace? Lo scassacoglionatore. No, lo scassatore. Scassacoglionatore. Scassacoglionatore. Sì, invitami. Oh! Così ci sentiamo. Scusate un attimo che va via un attimo, così invito, ma non dovrebbe esserci già aperto il party, amici di Twitch. Dovrebbe esserci... Non scrivo più. No, scrivi. Lo scassatore era bello però, eh. Allora, Bruschetta, tu dovresti già essere dentro, eh. Oh. Brusche? Cassinatore, minchia, andiamo sul pesante qua, occhio che poi ti arriva la polizia a casa. Mi senti? Sì. Io non ti sento però. Aspetta, dal party, eh. Tu mi dici che ti sento, ma io non ti sento. Perché non ti sento? Io ti sento. Perché non parlavo. Ehi, mi senti? Adesso mi senti? Mi senti? Io sì. Ah sì, ok, dammi l'altra cuffia. Questa è quella rotta. Dammi l'altra cuffia. Oh, va bene, mi arrivo, senti. Giovane. Arrivo, un attimino. Ciao amici di Twitch. No, amore mio, dai, la cuffia. Dai che stanno aspettando. Bravo. Dammela bene. Non passarmi le cose a cavolino di Bruxelles. Arrivo, devo mettere... Ah. Brusche? Oh. Ciao. 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 Allora, dimmi una cosa. Quale macchinina facciamo? Quale? Quale macchina? Mi piacerebbe una bella... Bugatti. Io non ce l'ho. Una BMW M3 ce l'hai? Che gioco? Ma tu non stai giocando con me a Gran Turismo? No, non ce l'ho. Ah, ma no, scusami, ma io stavo giocando con Bruschetta. Dimmi, Bruschetta!
Andavo a scuola in Brasile e proprio la classe passava a prendervi a casa. Della Samba. Ah, Sambabus. Scusami, malavita, ma pensavo che stavo giocando con te. Ok, scusami, scusami se esco un attimo, perdonami, ma devo fare un party con l'amico che sto giocando. Scusami, ci vediamo alla prossima, malavita. Stavi bene? Ciao, ciao. Ciao, bello, ciao, ciao, ciao. Allora, sto arrivando, raga, Devo creare non lo so, sto facendo un po' di casini, raga, un secondo, Leo, calmo, mo. Allora, sto creando il party, cosa si vede adesso? Niente? Le macchine. Ok, ti sto invitando, Perché non mi dice? Oh. Ok. Brusque. Bruschetta. Ci sono, Lord Impalatore. Impalatore. Ecco che è arrivato il nostro titolatore, raga. Abbiamo il nostro titolatore, È andato, l'abbiamo ripromosso, il bugiardatore è andato via e ci abbiamo il titolatore che fa i bei titolozzi. Bisognerebbe fare un sondaggino, raga, Non ho GT7, purtroppo mi piace il soprannome. Pulmino scolastico. Sì, questo qui, raga. Oh, John! Ciao, ci bruschetta! Vai! Ottimo! No, era entrato un ragazzino, non so chi era. Facilissimo. Hai ragione, bruschetta. Stavo parlando con un ragazzino che non so chi era. Ma infatti era confusionaria la cosa. Ah, ciao, bruschetta. Ma che gioco è? Io non lo so, non ce l'ho. No, forse non è lui. Ha la voce è un po' troppo piccola, però. Vabbè. Dai, cosa facciamo? Con che automobile? I ragazzi dicono di andare col pulmino, ma il pulmino, raga, dai, siamo seri, andiamo col pulmino Volkswagen. Ma che figata, ma ci mettiamo 7 minuti a fare un giro. Allora. Cioè, ma fai cosa? Oh, 7 minuti, ma che quello che mi portava a scuola, ci metteva meno di 5. Volevi usare l'M3, quello giallo. Dai, l'M3 giallo, l'hai visto? Ce l'ho? Sì, ce l'ho. Mi sembra che ce l'hai pure tu. Aspetta, a me sembrava che era bianco. Aspetta, fammi vedere un attimo. Ah, sì, hai ragione, il tuo è bianco. No, potrei sbagliarmi, però eccolo qua, no, M3 del 07. Ha ragione Carlo. Io ce l'ho del 03. Quanti cavallini ha? Pipì, 533 il mio. Per di pure. Il mio 522 si può fare. Dai, si può fare, si può fare, ragazzi. Oh, non è possibile virare una gara da soli. Ah, perfetto. Perché dovevo selezionare ancora. Faccio la gara da solo e vinco. Perché non è possibile? Marco Drams può fare tutto quello che vuole. Oh, sportivo, Hai visto? Che roba, ragazzi. Sportivissimo. Dai. Per la libroschetta. Devi mettere ste marce manuali. Ah, sì, c'hai ragione, ma se metto le marce manuali... Uno streamer del tuo livello. Mamma mia, bruschetta, non dirvelo, ma io non mi ricordo un cazzo, io non mi ricordo le curve. Se devo... Ma ti giuro, sai che l'ho fatto? Perché dico, oh, che bello, possiamo giocare col volante, con le marce. Mi sono fatto col Formula 1 tutta la gara, tipo in seconda, terza. Cioè, proprio... Vale. Abbastanza, devo dire che non è stato divertente. Dopo ho messo il cambio automatico, è andato un po' più bene. Ma tu corri col volantino o con il paddino? Col volante. Che volantino hai? È il G29. Allora è lo stesso. Perché il G923, porca miseria, è solo l'evoluzione, ma niente di che, per PlayStation e a... Mi sono girato. Wow, che buccio di culo! Vai che vince Marco Drown! Vai che vince Marco Drown! Mannaia. Domani ci sarà anche il mitico Kevin, il volantino dell'Ipercop. Sì, ne? È proprio quello? Per Paolo, fai il bravo. Mamma mia come vibra, oh. Ma è proprio un...
un mezzo strano sta qui, e bisogna stare attenti che gira come un incredibile. Pulisce, porca mamma mia, oh, ma anche te ti dà via di culo quando acceleri? Ah sì, no, perché abbiamo le gomme stock. Scherzo Marco, tranquillo Pierpaolo, figuras, qui si fa puro intrattenimento. Ah, vedi che si sbaglia quando si mettono le marce manuali. Capita. Minchia, mi hai dato una piotta. Mamma mia. Cioè, tu immagina, se già non mi ricordo le curve, le piste, già a volte non mi ricordo la macchina cosa fa, se devo anche mettermi, tipo all'Aleman, che ci vuole 76 miliardi di cambi, devo anche cambiare 70... No, non ce la farei, almeno per adesso non ce la faccio. Poi giuro che mi impegnerò per mettere le marce. Secondo me ce la fa. Dici? Ma passa prima. Secondo me sì, penso l'abituare. Abitudine, eh? E poi tra l'altro io ho anche il cambio, ho preso anche il cambio Parma. Cioè, capito, hai speso 80 euro. Eh sì, il cambio quello di Dom Dom, ma cazzo, ma è troppo. Ce l'ho anch'io. È bellissimo, ma... Ora voglio comprare il Ferrabano. L'ho visto anch'io. L'ho visto anch'io, ma non è originale della Logitech, mi sembra? O c'è proprio della Logitech? No. Cioè, non penso esista la Logitech. Sono tipo della Trustmaster. Quello fa una tecnica. Di soldi. Ascolta, perché non so se fa il programma. Non lo so, sinceramente. Allora, perché ha una roba un po' più di nicchia. Vabbè, Fanatec è top, Mica Fanatec è. Costa un sacco di soldi quella roba lì. Sì. Per noi amatori non va bene. Oh cazzo. Lord, fai lo spiritoso. Macchina per il popcorn, mamma che bella la macchina dei popcorn, Giulia, la volevo anch'io la macchina per il popcorn. Non la facciamo con microonde, ma anch'io io. Sai che tutte le volte che andavo al Media World, non posso fare pubblicità, ma al Media è qualcosa, e vedevo la macchinina quella lì rossa, mamma, quella dei popcorn, che bella. E da mia moglie mi diceva sempre di no, che fanno ingrassare i popcorn. Me la metto di fianco al volante la macchina di popcorn, mentre li fa li mangio. Perché tira quelle bombe qua? Oh? Mamma mia, sarà il cane allora. O cane o io, vabbè, schifezze, vabbè. Ma io non riesco a capire da dentro la lobby come si fa a cambiare la pista. Possibile che... Non può, non lo so. No, sei serio? Ma perché hanno fatto sta cagata? Dai. Non ne ho idea. Intanto? Ma che l'hai fatta? Stai calmo, Lord, perché mi è scappata. È come la storia del... il lollificatore. È un po' come la storia che non mi ricordo le marce. Mamma mia. Bruschetta, tu devi vedere quella sera lì, incredibile, prendo il Formula 1, vado tutto bello convinto, contento, me la son fatta tutta in seconda quella cazzo di pista. Ma io dico, ma non va un cazzo sta macchina, ma che schifo, ma che schifo col volante. Poi cazzo, e Marco Drams va a vincere, amici miei. Non arrivo neanche in fondo. Dai, una per una non fa male a nessuno. Beh, non è arrivato a 5 secondi. Grazie. Ma io perché ti sei girato? Ti sei girato? Capita, dai. Brooms, oh Pierpaolo, il titolatore! Che bella comitiva, ragazzi, che bella. Mi è mancato, ieri sera non funzionava il Gran Turismo perché non andava. Dai, c'è, cioè, 2 giorni. 80 euro. 2 giorni, cioè, capisci? Porca miseria, vabbè. Però dai, diciamo che stasera funziona tutto bene, quindi. Meno male, dicono che hanno modificato anche un pochino la fisica della macchina. Assolutamente sì, e l'hanno modificata, te lo dico io, perché ho provato 50 volte a fare
rally, ok, sullo sterrato delle patenti e non c'era verso di farle. Adesso l'ho fatta la prima botta. Tu correvi con le gomme sbagliate, loccate, non potevi manco cambiarle. Ah, è per quello era. Ora ho messo le gomme vista 9,90. Ma cosa sta scrivendo Lord? Occhiali da vista 9,90. Ascolta, cambiamo circuito, eh? Io esco. Va bene, ok. Ok. Ma che cazzo sta scrivendo là? Costume a 12 euro. Ma siete fuori? Allora, nome e stanza. Sempre Marco Drums Games, che è una figata. Twitch Friends. Perfetto. E domani sera c'è anche il mitico Kevin. Gara amichevole. Vabbè, visto che non c'è. Ma è Beppe, dov'è? Beppe dov'è? Non lo sento più, Beppe. Allora, la pista. Dove va Beppe? Appunto. Bisogna fare un sondaggio. Non c'è più il sondaggiatore qua. Il sondaggiatore, ragazzi, incredibile. Il sondaggiatore è andato. Marco, ricordi la battuta del Montino dell'Ipercop di Piano? No, in realtà no. Metti qualche giro in più se ti va. Sì? Quale facciamo però? Quella che più ti piace. Quello che vuoi è uguale. Basta che non metti quella tonda, ti prego. No, dai, vabbè, cazzo, quella tonda è proprio. Beh, era, è stata di. C'è gente che è appassionata. Sì. Sto sul cazzo. Perché poi, tra l'altro, c'è una curva che devi frenare e tutte le volte mi dimentico che quella. Sono tre curve, eh? Quella cazzo di curva devi. E la faccio sempre sul muro. Allora. Circuito. Oltre alle marce devi imparare il pedale del freno. È troppa roba. Piano piano. Troppa roba. Bisogna fare le cose con calma. Prima si accelera, si gira a destra e a sinistra. Esatto. Allora. E se ci facciamo. Prima il freno delle marce. Bravo. Prima si frena perché non si va a sbattere, dopo si fa tutto il resto. Allora, sai che io ho delle difficoltà quando mi dicono fai tu a selezionare un circuito. Delle grandissime difficoltà. Cioè, piuttosto preferisco fai quello e io lo faccio, no? Tranquillo senza affiatare. Ma quando mi dicono due bruschette, Marco, ma questi stavano parlando di mangiare, adesso sono tutti fulminanti. Allora, Catalogna ti va? Non so neanche com'è. Sì, quello che vuoi. Vabbè. Penso che mi farà schifo sto circuito, lo sto scegliendo io. Tre giri ti va? Sì. Ok, perché questo qui è un po' lunghetto, mi sa, sono 4 km. Allora, se no ci potevamo fare tipo la Sartera 24 ore di Le Mans, 24 ore di fila. E tutti. Vai, 24 ore. E tutti gli amici non potevano uscire dalla live, quindi 24 ore tutti insieme. Amore, mi dai due mandorle. Oh, ciao amici miei, benvenuti su Twitch. Siamo col mitico Bruschetta online, ragazzi. Se volete giocare con me, iscrivetevi al canale e lasciate il vostro ID che giochiamo insieme, amici. Pierpaolo alla S moscia. Pierpaolo, fai il bravo che non si devono dire robe mosce e dure in questo canale, eh? È un family friendly. Aia. Ok, ce l'ho, eh? Dovresti vederlo adesso. Ma al mezzo? Ti prego, non usiamo sta merda di BMW, anche se è bellissima, tutto rispetto alla BMW, ma questa qui facciamo un po' cagare. Ti dico cos'è, che ho demodificata. Sì. Perché ho poca roba io. Ok. Allora, dimmi tu così, magari c'hai la Supra GT500 del 97, che se non sbaglio la regalavano con le patenti. Cosa? Sì, ma non l'ho, come si dice, elaborata. Se vuoi ho un M Transport Evolution dell'89. Allora, aspetta. Che divertente la GR Yaris. La Yaris, aspetta, la Yaris GR. Ma la Yaris GR non è una merda, no? Va bene? Secondo me è una figata. Allora, aspetta, mi si dissocia. Però, allora, aspetta. Yaris. Sto cercando in mezzo al codo. Se sei dentro nella live, guarda pure le macchine che ho dentro io, che facciamo prima, mi sa. Ma perché a me vai a scatti? Oh, merda, davvero? Ah, sì. Palle. Ma solo a me, agli altri. Funziona. No. Ah, ste linee, ma sono le linee del cavolo che ci abbiamo, è incredibile. Allora. La Mito ce l'hai? No, non ce l'hai. No. Non hai il comando di ricerca rapido. SUV sterrato, Pierpaolo smettila, SUV sterrato non ce la facciamo a fare SUV sterrato. Però SUV sterrato non era male.
La M-Gain? Qualcosa di Mercedes? C'è qualcosa? No? Ma se no, dimmi Pippi che arrivi te. Ma io bene o male ce l'ho di tutte, dimmene uno tu. Vuoi andare su quelli alti? Dai, sì. 734. Qui vogliamo proprio, 734, fammi vedere un... Te li puoi mettere in ordine se vuoi. C'è la mia faccia. 734, vedete. C'è la mia faccia, c'è. Io ho un 730, la Muse. Ci sta. Perfetto. 730, dai. Camaro. Ma che è stata di... Qui stanno facendo... Ma dov'è? Mangiano pure i copertoni Pirelli in certi paesi. Ma dov'è il mitico Beppe? Beppe! Ah, ok, è andato a letto. Bella lì. Ok, niente, dai. No problema. Allora, ci sei? Ah, devo fare io l'inizio gara, scusa. Amore, non posso frenare con tu il piedino sopra. Sai che mi piace la tua gambetta. Ma come mi metti la gamba sul mio supporto del Logitech? Ma sei fuori, oh. Marco, cosa è da femmina? Ah, ok, va bene, vai tranquillo. No, sto muto. Oh, raga. Circuito Barcellona, Barcellona. Chi se lo ricorda? Non lo so. Hai usato la bomba tu con la Camaro, anche questa, la Muse, che non so che cazzo di roba è, dovrebbe essere una Toyota. La Honda S2000, la bravo. Mamma mia, inguidabile sta roba. Sì. Come viaggia, come dava via, come l'ho visto andare. Come vedo Bruschetta andare. Ti ho preso un po'. Ti giri, Pulisce. Sì. Pulisce. Oh! No! Vedi, a fare un deficiente. Ti sei girato? Sì. Vai, vieni che ti aspetto, vieni. Vieni che ti aspetto, sennò che gioco è. Dai che ti aspetto, sono qua dopo la corsa. Bandiera gialla, proibito il trapasso. Hai fatto un bordello. Incredibile. Ok. Oh, mettiti di bianco, non andare più avanti di me. Dai, vai. Sono come bambini, dai, vado io e poi parti prima, no? Oh, scusa, l'ho cannata questa, non ho fatto apposta a frenare. Sto circuito. Ma si può che l'ho scelto pure io, sta merda, che non la so. No, non me lo ricordo proprio. Per me è una cosa incredibile, perché sembra che lo faccio apposta. L'ho lassato. No, cosa che è? L'ho lassato. Cioè, a volte, no? È una cosa bella che ho io questa, che non mi ricordo le cose. Quindi magari gioco un gioco, poi ci ritorno dopo 2-3 giorni. Tutto nuovo, bravo, hai capito subito. Cioè, tutto nuovo, che bello, che bel gioco. Oh, questa l'ho cannata di brutto, ma sono riuscito a starti davanti. Sta macchina anche lei non... Pacchine. Ho paura di accelerare. Ti giuro, anch'io, stessa cosa. Testa identica cosa, e anche di frenare questa cazzo di S2000. Ma non riesco a capire che cos'è. La seconda è veramente bastardissima. Allora, io riesco a... Moet Marco, Moet de Chandon, no, non si fa pubblicità, madonna. Allora, io riesco a tenerla giù quando freno. Come mi stai prendendo? Come mi stai prendendo? Come mi hai preso? Come mi hai sverniciato? Come dico io, mi hai sverniciato, alla guidomera. Siamo. Ti ho visto. Cosa stai facendo davanti a me? Mamma mia, incredibile. Scappa, è ingovernabile. Madonna, ti vedo, ma proprio fai una fatica a tenerla dentro.
Guarda, ti sto passando sul cordolo. D'esterno? D'esterno? Non ci credo che ti ho passato d'esterno. Oh! No, infatti non t'ho passato. No, vai tranquillo. D'esterno, stavo dicendo. Vabbè, la tua macchina viaggia, Poi sei bravo, sei bravo. Eh sì. Oh! Mio Dio, t'ho tenuto dentro io, ringraziami, Mamma mia. Mi hai sverniciato, mi devi un seduto dal carrozziere, te lo dico. Mi fa sudare sta macchina, te lo giuro. Sto sudando io per te. Ti vedo, ti vedo. Beh, proprio, non riesci ad alligare. Perché c'ho sto sound. Sì. Sì, però... ma se non riesci a tenerla giù... non venirmi in culo, non ci arrivo neanche. Sulla parte qui guidata, questa qui a Muse è top, sì, aspetta che adesso mi prendi. Timmy Lord, grandissimo, siamo presi. Pierpaolo, dimmi, mitico. Cosa fai? Marco Giuli, dimmi mitica! Oh, forse mi ho dato via, gli ho dato via, non mi prende di motore, non mi prende. Oh, lo vedo! Porca miseria, guardalo lì come arriva! Grande! Madonna. Questa l'hai fatta top, La pizza con i frutti. Sì! La pizza con i frutti di bosco, ma devo farmela, se poi fa schifo te la faccio pagare a te, Oh, guardala qui, sul cordolo! La pizza con i frutti di bosco, queste cose sono fuori, ragazzi. Noi qui a correre, a farci il culo, e loro lì a mangiare. Oh, che cannata di curva! Qui mi prendi. Ti vedo. No, sono andato a sbattere. La vedo dura questa gara. Ma quella Corvette lì, ragazzi, davvero è... Arca, Quella Corvette lì la sento io che fa una fatica. Ragazzi, ma voi lo sentite l'audio di Bruschetta, vero? La sua voce? Se no bisogna condividerla, Lo so, forse sì. Però facendo già le live penso. Ma a volte è proprio. In teoria sì, ma a volte c'era un mio amico che le faceva, però non le avevo condivise nel party, no? Perché lui le faceva sempre da solo e non si sentiva. Noi Bruschetto lo sentiamo, perfetto, a posto. Grandi raga! Ti sento comunque, quindi sei condiviso? Sì, faccio fatica. Lo sentiamo, grandi raga! E guardate, Marco Drums, tira via il volante! Mamma mia! GG! sì, abbiamo condiviso l'audio. Grande Marco Drums, giuro ragazzi che farò anche il Marco Games sotto, prima o poi farò anche questa cosa qui. Posizione migliorata. Dicevi Marco che hai anche Elden Ring, vero? Assolutamente sì. Allora, io l'ho comprato per giocarlo in cooperativa in live con qualcuno. Sì, si può fare, tranquillamente. Io però non so, si può giocare anche in più di due? Tipo quattro, che ne so. Che sappia io, quattro. Oh, grazie Giulio, ci ha detto bravi tutte e due. Allora, in teoria quattro. Nella realtà... grande. In realtà non l'ho mai provato. La cosa che però... perché se giochiamo con Kevin è un grande, Kevin è tipo overpower, power of love come la pubblicità. Il problema è che in live non se lo caca nessuno. Ma perché tu hai interesse a ci sta. Sì, almeno che il martedì e il venerdì io voglio non andare in live su Twitch o comunque su Twitch con altri giochi. E si può fare tranquillamente, se no lo possiamo fare su YouTube. Però il problema mio sono le live dalle 8 alle 11, tra parentesi, e sabato faccio dalle 3 alle 5, quindi potrei fare per dire sabato mattina, ecco, te per dire, non so i tuoi orari come sono, capisci? Ok. Ma tu sei dentro nel gruppo, Bruschetta? Quello FB. No, quello di... come si chiama? Di Messenger? Ah, sì, Facebook. Sì. Sì, sono Johnny.
Ok, perfetto. Ma perché non ti ho visto oggi scrivere, quindi sai che io non mi ricordo un cazzo. Sì, come no? No, non ti ho visto. No, davvero, hai scritto. Non ti ho taggato per chiederti se potevo spammarmi oggi pomeriggio. Minchia, vedi che non mi ricordo un cazzo. Ma dai. Mi hai anche risposto. Ma sì, ma vai tranquillo, ma cioè, non è quello il problema, è la memoria, raga. Cambiamo car, perché sì. Vengono le tachicardie così. Sì. Cosa si può fare? Come la GR Supra piaceva veramente un botto. Quale? Quella che abbiamo usato prima. Ah, la GR Supra, dai, facciamo con quella. Chi se ne fotte? Ma te ce l'hai tu? Ce l'hai, perché secondo me io ce l'avevo più alto di te. 661? Ah, infatti. Tu quanto ce l'hai? Aspetta, a 6,90. Non è che sono le gomme, magari? No? Non lo so. Puoi cambiarle. Ma io c'ho morbide da corsa. E allora aspetta, io mi sa che c'ho anche una turbina in più. Ho comprato una turbina. Vabbè, abbasso i cavalli. Quanta che hai detto? 661,19. Vabbè. 662, 663, dai. Taglia erba Bosch. Oh, qui si fa pubblicità, Pierpaolo, non si può. 662,60. Bella, dai, 662 va bene. Macchina per gelato solo i 99, ma che stanno a dire? Ragazzi, mi state facendo venire fame, non foto così incredibili. Mi dissocio. Che giochi con bruschetta, normale che tu abbia fame. Bravo, infatti, non aiuta questa cosa. Ok. Due. Senti il tuo Valentino come questa che piste, sì, non so come vai nelle partenze, fa così. Sì. Grata. Aspetta, questa ma che pista è? Oltretutto dopo l'aggiornamento non mi va più la frizione. Stai scherzando? Te lo giuro. O sono io che devo impostare qualcosa? Non lo so, io non ho mai usato la frizione. Ragazzi, aggressivo ragazzo, aggressivo bruschetto, mi ha parlato di cibo. Sdrammatizzando io. Non so, non vi sto seguendo, amici miei, cosa state dicendo? Mi dissocio. Cosa si dissociano qui, amore? Dimmi. Oh, che entrata che hai fatto! Ah, disassociato, ok. È di... Aggressivo, ragazzo! No, ti ho buttato fuori! No, scusa! Dai, no. Vai. 3, 2, 1. E cazzo, sta macchina non va alla sega! Guarda che mi dà la penalità perché ti ho sorpassato. Davvero? Lo sapevo. Ci sta questa penalità, ci sta. Sì. Ci sta tutta questa penalità. Hai superato Marco Ramsgate. Un giorno senza. Un giorno perso. Grande Julie! Incredibile dove mi è sorpassato, incredibile! Puoi anche parlare, amore mio, tata? Ti sento, no? Marco il guidatore! Pierpaolo è il titolatore. Come si chiama quello lì pelato che fa ridere? Bruschetta, dai forza! Lord ti sta dando forza, bruschetta! Riga, Lord, vincerò per te! Dai, questa la vince per Lord, dai! Bella ragazzi, se volete, ho visto che siete entrati, se volete giocare con Marco Drums, iscrivetevi al canale e date il vostro pomodoro. No, ID. Beh, dai, Pierpaolo, mi fai dire pomodoro mentre sto dicendo la sponsorizzazione al canale. Oh, la scia. La sento. La scia, amico mio. Guardalo dietro, io freno. Io freno. Che figata, mia. Comunque,
Oh, a parte tutto. Oh, guardalo, 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 che l'ho fatta giusta, mi ha fregato. Cosa ha scritto? Cosa ha scritto, mo? Lord. Oh, scusami, scusami, penso di averti preso dentro un po'. Non lo so, forse no. Bruschetta non mollare, dicono, la Julie. Ma ora tanto c'ho la penalità. Cacchio! Ah, è vero, non me lo ricordavo più! Quindi ho vinto Marco Trans. Vabbè, dai, facciamo che hai vinto te. Vince chi ritaglia il traguardo, ok? No, dai, è giusto, è giusto. Vince chi taglia il traguardo. Ma vedi, ora mi fa andare per 3 secondi. Oh! Mi ha inculato! Ah, ti fa andare per forza! Ciao amici miei, benvenuti! Esatto. Vai, la vai. Sessione... cos'è? Ma state vedendo, ragazzi? Mi è venuto fuori un messaggio del PSN ridicolo. Oh, guarda come mi incula lui! Oh, oh, oh! Io che l'ho aspettato e lui che mi ha inculato! Cos'è quel messaggio che è arrivato? Oh! Oh, cosa stiamo combinando? Lo stiamo combinando, ragazzi, ragazzi, ragazzi. E grande, grande Bruschetta, ha vinto un'altra volta. Oh no, ma sono dentro giro. Giro, ma che cazzo, ma no, adesso ti prendo allora. Barba vietro. Oh no, non frenare, non frenare il cazzo di in culo. Dai, vai, vai. Oh. Barbabietole, ma che state a parlare di magna, raga? Non vedete che gara competitiva che c'è qui? Guardalo, 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 guardalo. Sta curva bastarda, eh? Olive tagliasco. A 2 euro al chilo? Al chilo? No, a letto sarà. Oh! E che bello, ti guardo te, no? L'hai fatta del merda sta curva qui, io la faccio identica proprio, uguale a te. Non ti fa più scrivere. Hai visto che cosa è uscito di messaggio? Ah, oddio! Non ci posso. No! Ah, che vita di merda. Mamma mia! Mamma mia, ragazzi, l'ho proprio visto davanti. Alla grande stragarda, dai, aggressivi, voglio vedere. Madonna, Lord! Che sangue vuole vedere! Guarda tra! Che non si ricorda la pista e non si ricorda di cambiare marcia, eh? Mi dissocio da... il dissociatore, ragazzi. Pierpaolo stasera è il dissociatore. L'avevo già detto, il dissociatore. Ah, bella allora. Come... vi piace il dissociatore? Anch'io mi dissocio. Ma il sangue è quello finto, raga, no? Quello che si vede nei film, quello che è... cos'è? Il coso, la fragola. Sudore, ecco, sudore ci sta. Il dissociatore. Senti Bruschetta come cambia le marce. Brum, 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 toc, toc, toc. Mi dissocio uguale. Il dissociatore. La Giulia è la dissociatrice. Churrasco brasiliano, casa drums, grazie. Oh, ma che cazzo stai a dire? Oh, ce ne abbiamo tutti sabato. No. Qui è entrato un bot, ragazzi. È entrato un... qualcuno, gratis un cazzo amore, gratis proprio, gratis non c'è neanche l'acqua, grazie. Churrasco, meno 30-40 euro l'uno. Più la birra e il coperto. gratis. Allora, guarda questa qua che fa le bolle, ma guarda che non ti guardano, sei dietro, devi venire più avanti se vuoi far vedere le bolle grosse. Bella lì, Lord. No, bella lì, Lord, un cazzo. Non è gratis. Allora. Carne alla griglia. Vuole sapere che cos'è? Ah, carne alla griglia. È la carne alla griglia. Brasiliano. Do Brasil. Io sono brasiliana. Non ti vedono, mo. E devi venire un po' più avanti. Quindi a me è all'ordine. Ah sì, si bollipsi da 20.000, muori. Sta arrivando le cazzate delle 11 di sera, raga, eh? Allora. Io direi, ce ne facciamo ancora un paietto, eh? Ti va? No, lui lo sa fare bene.
Ascolta. Tanto qui si fanno i cazzi loro, eh. Vai tranquillo che noi giochiamo e gli altri stanno parlando di cibo da due ore. Allora, no, qui è il mio commercialista, però siamo seri qui. Il commercialista, su Westerrato. Dai, devo cambiare, l'ultima giuro che facciamo su Westerrato, Pierpaolo. Però devi rimanere dentro, eh, ok? Rimani ancora in live. Faccio allora. Il mio, vado a fare un giro per le stradine qua di... Mia moglie sta rischiando del divorzio. Giulia, tu parli di matrimonio, qui si sta parlando di divorzio, eh? Che mi fa cosa fai tu col Zoom? Ti metto in streaming. Mamma. Mi vado. Ah sì, lei magari ti segue. Sono qui, tranquillo. Ok. Allora, dopo facciamo su Westerrato, eh. Cosa ci possiamo fare adesso, mitico bruschetta? Un alfa ce l'hai? Giulio vuole decidere la macchina, vai Giulio, dimmi sì, tutto. Ce l'ho delle alfa. C'hai dell'alfa, vediamo cosa dice la Giulio, poi... Allora, ci segue pure, sono multitask di lavoro, come faccio ormai, abitudine. Ah, grande Lord. Alfa Giulia, vai. La Giulia, hai ragione e dovrei comprarla. Ma la Giulia credo proprio di non averla, aspetta, vediamo, eh. Ma dove l'hai vista tu l'alfa Giulia? Abbiamo la Giulia tra i nostri amici, grandissimi proprio, la mitica Giulia, ma l'Alfa Giulia credo che non ce l'abbiamo, però andiamo a vedere un attimo. Tu ce l'hai la Giulia? No. Cos'hai il... Vogliamo in allegria. No, 4C, 4C è la mia. La Giulietta, vediamo se ci abbiamo la Giulietta. La 4C, beh, 4C, 8C... Tra le due io preferirei l'8C. Giulietta, aspetta, Giulie. Vediamo se ce l'ho. Ho la Mito, la Lolletta. Perché non mi pagate la bolletta della luce? Che minchia, è arrivata una slegnata. La Mini. Tu c'hai la Mini? Quale? Quale? La 8C. Giulie, ti va? La 8C ce l'hai? La competizione del 08? Quella stock, sì. Ce l'hai? Ti va bene la Honda di mare? Pierpaolo? Il titolatore. Amici che siete entrati adesso, abbiamo il titolatore che è Pierpaolo, grandissimo. Marco Dram, che è simpatico, umorista sei. Con la canzoncina. Andiamo con la 8C, Giulia, facci sapere. 8C competizione? Guarda che te la faccio vedere. Sì, grande Giulia. Vai con la 8C competizione, grande. Grandissima Giulia, perché sennò non ce l'avevamo la Mini. Sai cosa dobbiamo fare, bruschetta? Bisogna comprare le macchine uguali. No, va bene che va bene. Ho finito i soldi. Sì, hai visto. Che hanno tirato giù anche la tutte le ricompense, hanno tirato giù. Adesso è dura, ragazzi. Prima avevo fatto anche un video su YouTube, perché ragazzi, seguitemi anche su YouTube, eh. Sono Marco Drums, anche su Games su YouTube. E avevo fatto un video dove con 6 minuti si dava 100.000, perché c'era la speed, che non mi ricordo più la gara, e dava 100.000 per 6 minuti, 5 giri, sì, ma questa macchina non è possibile, ma va così piano, l'autici? Un pochino, pensavo che andava più. Vabbè, non è stop. Beh, sì, è da concessionario. Esatto. Come concessionario, abbiamo anche il Larbre Magic da concessionario. Ti prendi la macchina Alfa Giulia, vado a comprarla subito. Se aspetti, non vai a nanna, finito la cosa qui, vado a comprare la Alfa Giulia e poi dopo andiamo a farci una mega sterrata per l'amico Pierpaolo. Così siamo tutti contenti oggi, eh? La mucca. Pierpaolo. Oh, scusami, colpa mia. Davvero, colpa... Oh, scusami, colpa mia. Ti ho inculato due volte. Vabbè. Non so se la seconda l'hai sentita, ma credo di averla... No, la seconda no. Ma credo di averla fatta. Madonna, ragazzi. Ingestibile. Però il rumorino è top, eh. Sì, dai. Scusami, è stato io, colpa mia. Chiedo scusa però, almeno quello. Ci sta. Sono la sera. Sono abituato prima. Però dai, è stabile. Non è un disastro. Dai. No.
Eccolo qui, ho sentito che hai scalato due marce. Tum 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 tum. Posso fare anch'io finta volendo, eh? Grande, sì sì, assolutamente Pierpaolo, devi tu sei il titolatore, puoi fare quello che vuoi. Effettivamente, sai cosa faccio la prossima volta, bruschetta? Faccio il figo, dico: oh ragazzi, ho imparato a cambiare le marce, e faccio finta, sì, faccio solo tic, tic, tic. Effettivamente ci sto pensando seriamente a sta cosa. Io in realtà faccio così. E vedi, grande. Noi ci siamo messi d'accordo. Ah, grandissimi! Fate. È divertentissima la live così, raga. Yeah, adesso puoi fare quello che vuoi. Eh sì. Oh, e quando bisogna frenare? E quando bisogna frenare? Ma che bella sgommatozza! Guardalo lì come sgomma! Guarda come sgomma! Oh! Tu il TCS come lo tieni? A 2. Però ho levato il controllo della stabilità. Ah! Tosta allora la storia. Ah, però è più divertente. Eh sì. Sai cosa ho problemi io a un certo punto? Quando le macchine vanno troppo veloci, è come se ho i riflessi andati ormai, no? E quindi abbiamo messo le gomme l'olbide. L'olbide. Eh sì, queste gomme qui sono quelle peggio del concessionario. Rino, erano quelle vecchie. Sì, esatto. Sono di plastica. quelle delle macchinine dei bambini. No, minchia, ciao raga. E quando lo prendo qua? Mi sono girato. No, girato no, però ho fatto tipo destra-sinistra, sai quando ti va via? Mamma mia. Ah, pure via. Incredibile. Ah. Cos'è successo che ti ho di fianco? Hai canato? Ah, mamma mia, sta roba. Marco, hai visto Facebook? Certo, ti ho messo i mi piace dappertutto, anche su TikTok. Dai, ti faccio vedere, no? Ma sì che hai visto, te lo faccio vedere. Ah, forse cosa no? Oh, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Che mi butti fuori anche me a fare così? Sì, quel pezzo lì è difficile. Cazzaro, poi tu sei tolto tutto. Occhio, che testata, Marco, esatto. Oh, ma è divertentissimo. Io non lo so, ragazzi, c'è un sacco di gente che si lamenta di Gran Turismo questo qui, ma a me piace veramente tutto. Eccolo, guardati la live dopo, ho fatto la stessa tua cosa, identica, cazzarola. Ti copio negli errori, però, non quando vai bene. Guarda qui come... stavolta in C. Categoria lollatore. Oh, ma sta dritta sta cazzo di macchina. Era uno, due, no, sì l'ho visto con la scopa, no? Non ti copio degli errori. Ecco, bravo, fai bene. Ma adesso sbaglierai. No, sbaglierai, ho sbagliato io, ma non ci credo, è andata, raga, l'ha vinta, bravo bruschetta, sei stato più attento, più bravo, questa è andata, perché non ce la faccio, o almeno che aspetta alla fine mi ribalto ancora. Esatto. Prendi Mercurio, sì, infatti si dissocia, per Paolo si dissocia sempre. lo sfigatore è bello, è quello che porta sfiga, lo sfigatore. Ma non frena la sega sta macchina, Pierpaolo, andiamo sullo sterrato adesso, eh? Questa volta Giulio non si dissocia. Giulio, dovresti fare Michael Jackson, secondo me lo faresti da Dio. Uh,
Oh, ah, gli ultimi giri. Lo sterratore. Andiamo a fare gli sterratori. Andiamo a fare gli sterratori. Ma andiamo su Farming Simulator a fare i campi adesso. Che forse è meglio. Dopo sta gara qua che ho fatto io così, è meglio se andiamo sul trattore. Sì, Giuli, dai, dai, dai. Allora, sondaggio, non c'è più sondaggiatore. Il sondaggiatore, bellissimo. Michael Jackson, voglio vedere Michael Jackson, Giuli. Assolutamente, adesso ormai è, devi per forza farlo. Posso? Sì, passa, passa. Allora, esco e rifaccio la lobby. Andiamo in Sardegna. Ma quali piste ci sono da sterrato, scusa? Gigi D'Alessio, vai, fai Gigi. Idea. Sai che... Boh. Forse l'unica è quella lì. Comunque mi sembra una gran cagata che uno per cambiare la pista deve uscire, sinceramente. Vabbè, a parte tutto. Lo cambieranno prima o poi. Dici, che è una cosa... Perché su GT Sport non era così, se non mi ricordo male. Immagino. Gigi. E non gliel'ha più ridato poi. Dai, verifica ambiente di rete, allora... Mamma mia. Allora, il gioco carica in 32 millisecondi. Non fai neanche tempo a schiacciare, è già caricato la gara. Poi devi andare online, ti vuole 3 ore. Marco Dras. Un pochino di penso. Per una gara ci sono. Adesso? Kevin? Per una gara ci sono. Vieni, 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 amico mio. Allora, gara amichevole, assolutamente sì. Allora. Viper. Sardegna. Cazzo è la Sardegna. Non la trovo. The Twist Gear Fighter. Dai, dai, Gear. Vieni. Sardegna, ho trovata. Allora, facciamo il giro lungo. Facciamo il lungo, dai. Mamma mia, questa qui da 5 km non l'ho mai fatta. Te lo dico. Vabbè. Numero di giri possiamo fare tranquillamente 3, così ci si diverte. Anche se 5 km, 3 giri nella rottura di coglioni. Ne farei 2, poi magari ne facciamo 2 gare. Farei 2, poi. Il sondaggio è laggiù, di deve fare Michael Jackson. Sì, sì. Grande, eccolo qui. Aspetta che vediamo. Leo? Leo? Madonna, sono spariti tutti. Kevin? Ehi, ehi. Oh, mitico. Buonasera. Dai, entra dentro. Ciao, 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 Kevin. Grandissimo. Ciao. Allora. Ok, sto creando la stanza, Entrate dentro. Sì, sì. Sì, Michael Jackson lo voglio. Bisogna fare il sondaggio. Ok, la stanza è fatta, ragazzi. Leo? Allora, mia moglie è arrivata. Mi ha portato via le mandorle. Ok. Girare i coglioni. E poi, stasera... Oh, ragazzi, io lo sto pagando il titolatore, no, il titolatore, il sondaggiatore, un grande Zane Boy, io lo sto pagando, gli ho dato 10 euro e mi ha abbandonato, vi dico questo, mi dissocio anch'io stavolta, Pierpaolo. Magari di più. Vuole lui, eh. Allora, che macchina facciamo? Poi lo sterrato non ho una cifra. Niente, niente, niente? Quindi mi arrangerò, vediamo cosa succede. Dai, di la macchina che c'hai, però che lo prendiamo anche noi. Abbastanza. No? Come no? No, te lo giuro. Spagnati. Ma chi è Orge e Bicche? Ma no! Scusate, aspetta, aspetta, se è entrata gente, mi sono dimenticato di mettere solo amici. Sono entrati due ragazzi così. Aspetta. Queste che merda hanno fatto. Che cosa, che cosa? Che ne abbassano i soldi delle gare. Ma dai, ci sta. No, un cazzo. Dai, dai, ci sta. Così si fa. Cioè, già prima, scusami, già prima si vedeva un cazzo. Solo due gare che davano più o meno qualcosa. Adesso non c'è neanche uno. Ecco, solo amici. Eccolo qua, scusate, ragazzi. Beh, io ho fatto prima quella di solita nostra e ci ha dato 50.000. Alla fine ci sta. 50.000. Scusa. 6 minuti, 50.000. 12 minuti. Non è male, 12 per 10. Quanto sono? 120.
120 per un'ora. Ma si sente l'eco? Buonasera. Anche l'altro giorno si sentiva l'eco quando c'eri Kevin. Si vede che stai guardando la live. Può essere. Mamma mia sti capelli. Vediamo. Però, no, ho mutato tutto quanto. Adesso non si sente più. Io lo sento lo stesso. Davvero? Anche della mia voce. Io sento bene. Adesso sento l'eco. Raga, non ne finiremo più qui. Fratelli, siamo tutti bravi. Dai. Cosa facciamo? Questa non è da Randy. Oh sì. Cosa c'avete? Pierpaolo si dissocia dall'eco. Vieni amore mio. Io non ho idea, posso usare una Lancer Evolution. Ci sta. La Lancer ce l'ho. Dai, uso questa, dai. La Final del 2015? Sì. Ce l'ho. Ce l'hai tu Kevin? No. Cos'hai qualcosa con 550? Nemmeno che andiamo con il PP. 550, dai. Ok. Che da magari internet macchina, sì. Beh, io e lui ce l'abbiamo la Lancer, andiamo con la Lancer. Tu metti qualcosa di 550, dai. 550. Ciao amici miei. 550. E quanto ce l'hai tu? A 5 e basta. Ah, Suzuki e scudo. Suzuki e scudo. Marco, ehi, aspetta, eh. Magari c'ho le gomme. Assicuro. 5 e 25, tu? 503. Posso. Ah no, ce l'ho la Lancer Evolution. Infatti. E a quanto ce l'hai? A quanto ce l'hai? Come PB? Non ci ho fatto niente sta mappa, ma c'ha. Neanche io ci ho fatto niente. 5:03. 5:18 io. Okay. Alfa Giulia, dopo la compro Giulia. Dai, 5:18 ci sta. 5:18. Ma sì, tanto poi dopo mi stecco su qualche curva che non me la ricordo. Questa qui è terribile per me, la Sardegna non è incredibile. Giulia, stai dentro perché dopo questa gara, dopo magari ti facciamo un'altra, vediamo un attimo, ti compro la lancia di Giulia, ok? La compro per te e scegli tu il colore, va bene? Pierpaolo Auli. Ma non fare più. Oh! Perché non ci sei Kevin? Non lo so. Aspetta, facciamo esci. L'ho fatta uscire? Cosa è successo? Ho fatto casino? È terminato la partita. No! Scusate raga. Rifaccio subito velocemente. Ok. Gara amichevole. Raga, campionati non hanno niente, Chi? I campionati. Cioè, il valore del cioè le soldi che danno. No, sono i 10 soldi, li hanno lasciati così. Allora, scusate raga, ho sbagliato io, eh. Vai, adesso la trovate. Lancer, subito. Stanno parlando di medicina adesso, ragazzi. Incredibile. Ok, io ho già la Lancer, eh. Scusate, ho schiacciato parte della partita subito. Pensavo che comunque faceva partire tutti. Pierpaolo. Lancer Evolution Final 2015, 500 dai 500 ai 520, dai. Allora, ascolta, Giulia e Pierpaolo, queste qui sono una droga, sono le mandorle. Mamma mia, non smetterei mai. Penso che c'hanno 700.000 calorie. 800.000 calorie. Oh, bruschetto è arrivato. No, perché sei uscito? Cavi? Io? Un errore. No, è un errore. No, tu sei dentro, Bruce. Eccolo qua. Ecco che arriva Kevin. Eccolo.
mi dissocio categoricamente. Per Paolo. No, dai, Kevin, entra. Un dissocio bellissima. Prega. Hai ragione, Lord. Ho fatto bene a ricordarlo. Ma non entra? No, sono solo carica. Beh, aspettiamo un attimo. Si è stranito il tuo sistema perché ho fatto un casino prima con la partita? Siamo addirittura? Sta carica. È stata carica infinito. Vabbè, tanto ci vuole talmente poco a caricare il gioco. Ma questo, scusatemi, ma io non vedo terra. Quello è l'asfalto. E facciamo questa? Boh. Mi sento come una fettina di carne. Impanata. Una fettina di carne impanata. Vediamo adesso che arriva Kevin. Intanto con la PlayStation 5 ci vuole pochissimo. Madonna, incredibile. Ci mette proprio niente. Arrosto, questi parlano di cibo. Fettina impanata, Giulia. Impanata è buona, eh. Aspetta che devo far vedere il tuo video a Carlita. Intanto stiamo aspettando un secondino Kevin che arriva. Ricci è scritto. Tra l'altro è lui che ti dicevo prima, bruschetta Kevin, che è mega overpower su. Lui. Infatti domani credo che dobbiamo giocare alla mattina. Magari facciamo Elden Ring, perché purtroppo non so se è una questione che la gente non vuole spoilerarselo, oppure è sinceramente ho notato che non entrano. Non ti va? No. Puoi provare a farla tu? Falla tu. Tanto basta che la chiami. Non so se poi bruschetta riesce a entrare da te. Che palle. Niente? Vi conoscete le bracciole pugliesi? No. Però penso che sono veramente buone. Le braccioline pugliesi. Due. Sì. Sardegna, il primo, quello più grande, da 5 km. Bella, amici miei, mitici, dai che andiamo a correre, ragazzi. Dopo dobbiamo comprare la macchina, la Alfa Giulia, all'amica. Il cavallo non mi piace. Qui sta parlando di cibo, ragazzi. Sì. Incredibile. Di quando l'hai fatto, eh? Però visto che no. Grazie, Marco. Hanno dei soldi su Monza. Sì? Da 5.000 a 70, sbaglio. Buona. E lei ha detto che provato a bei soldi per quella gara. Ho una fitta, perché? Per il cibo, Giuri?
creato, L'hai fatta? Ok. Bruschia, sei già? Pista. Ah, io non so come entrare. Ma come si fa a cercare, scusami, stanze di amici? Aspetta, adesso forse io entro, bruschetta, e vedi, forse adesso lo vedi, aspetta, eh. Se io entro forse la vede. Perché la stanza con amici, vedi? Aspetta, eh. Se non ti vede Kevin, aggiungilo come amico. Sì, sì, la vedi? Adesso la vedi, né? Che poi... Grande. Ah, ma davvero, Julie? Dai, 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 che adesso ti vado a comprare la macchina. Mamma mia, c'ho già 36 ore in capitalismo, eh. Hai già fatto 36 ore? Grande. Sì. Allora, sto. Io ho la macchina. Sta caricando a me? Lancer Evolution, raga, eh. Mangia, Pierpaolo. Ciao ragazzi, dai che corriamo. Corriamo tutti insieme. Non ho capito per quale motivo non sta andando. Ok. Ah, perché bisogna mettere su partecipa. Ah, è io che mi ricordavo che invece partiva da sola la gara. Ah, forse perché ero io lost. Cazzo. Allora, faccio finta, ragazzi, di fare il cambio, così almeno faccio un figo. Vai, 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 vai. Partita, partita, partita. Ciao amici miei, benvenuti su Twitch. Guardate il logo, è fighissimo. Ragazzi, non mi avete detto niente del logo. Vi piace il logo? Brutto il logo. Bello, eh. Ho sentito cosa hai detto, bruschetta. Dopo te la faccio pagare in gara. La prima curva è tua. Sì, la pagherai. Pierpaolo. Marco 41 hai perduto. Sono quelli che ha messo le motte del messo Leonardo. Ciao ragazzi, ciao amico. Ma com'è? Non sta andando sta partita, Kevin? Perché ma che stronzo, dai, voleva fare il giro senza di noi, così arrivava primo. Ciao amici miei, da che andiamo, stiamo giocando con voi, con gli amici di Twitch. Marco Drums gioca con voi, se volete lasciate il vostro IBAN. Ah no, il mio IBAN, il vostro IBAN, che cazzo è, l'IBAN poi devo pagare io loro. No, la... Iscrivetevi al canale e lasciate il vostro abbonamento. Intrattenitore, l'intrattenitore. Oh, oh, perché da? Ah, ma hai fatto la partenza lanciata. Vabbè, ci sta, dai. Ci sta, ci sta, ci sta. Va bene, va bene. Faccio finta di mettere le marce, eh. Non va un cazzo sta macchina. E dobbiamo fare due giri, raga. Doveva essere sterrato. Eccolo, io. Mi sa che bruschetta avrà la vita facile su sta gara, eh. Ci stiamo tirando le cannellate qua dietro. Io vi sto vedendo, avete cannato tutte e due, eh. E Drum sta arrivando. Ragazzi, gara incredibile. Kevin, fai il bravo, Kevin, fai il bravo. Oh, scusa, bro. Te l'ho detto che era un disastro qui. Ma cosa è successo in quella curva? Cos'è successo in quella curva? Grande Pierpaolo, hai visto che botta? Eh? Incredibile. Le grandi botte. Il bottatore. Oh, chi è che c'è dietro?
Io sta pista non l'ho mai fatta, raga. Io sta pista non l'ho mai fatta. Chi è che mi ha passato? Chi è? Grande! Si dissocia dal bottatore. Fai troppo ridere per Paolo. Allora, tu sei il lollatore stasera, eh? Il Paolo è lollatore. Oh, Brusche, che cosa hai combinato lì? Cosa hai fatto lì? Ti ho visto. Il mitico Kevin dov'è? Adesso me lo ritrovo dentro in culo diretto proprio. Eccolo che vedo il Kevin. Eccolo che vedo. Mi chiamano Trinitapoli. 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 Sì, amico mio. Orca loca, orca, orca. Ma questa sarà davvero la mia pista di Sardegna? Cioè, realmente? Sì, sì. Sì? Ah. Oh, Boschetta, ti ho visto veramente fare cose incredibili, eh? Tenere quella macchina. Ma questa si guida benissimo. Ah, allora è l'online che ti fa andare a destra e a sinistra come un matto, allora dovrei vedere la live. No, sto facendo un po'. Ah, stai facendo così, ah, ok. Cioè, così, c'è comodo. Sì, sì, ci sta sta macchina. Labbra di fuori. Che cazzo stai di Paolo? Oh, ma che come hai dato via il... Come mi hai dato via a sto punto? Oh, come l'hai fatta? Come l'hai fatta? Come l'hai fatta? Cazzarola, mi hai dato via ma di brutto, eh! Adesso vediamo, secondo me ti stecchi. Come prima. No! Ah, però ti racconti, ho raggiunto! Come sei messo, Kevin? Stavo con le mani. Questo è un po'. È un destra-sinistra bocca di rosa. È un destra-sinistra tosto quella lì, eh? Tu che hai visto? Ah, eccolo, eccolo! È come prima, uguale. Oh, mamma mia. Grande Lord. Dai che lo prendiamo. Ci vorrebbe un sondaggio qui, ma è andato via il sondaggiatore. Lo chiamavano Marco. Ma cosa mi stai facendo? Oh! Ah, perché era la fine, credevo di passarti, ho detto no! Ah! Dai ragazzi, scegliamo l'ultima macchina, dai! L'ultima macchina! Dopo devo comprare la macchina alla mitica Julie, sennò poi dopo ci rimane male, poverina. E comunque a tutti gli amici che siete dentro in questa mega, mega live, domani alle 3, vi aspetto domani alle 3 del pomeriggio, dalle 3 alle 5, 5 e mezza, con Gran Turismo, ragazzi, ok? Gola profonda, mi si sta andando sul porno. Allora, impostazioni, cambiamo auto, dai, qualcosa di più veloce, raga, cosa ne dite? Qualcosa da 700 cavalli, cosa avete? 700 cavalli. 700? 800? 700 cavalli. 800 ce l'hai, Brusche? Io mi sta di no. Ok, 800 no. 700? Faccio quella maledetta Camaro. Porca miseria, quella Camaro ti fa sudare. Dai, la uso però. Dai. Mortale. Allora, abbiamo detto 700, Moby Dick, yes, yes. La Giulia ha scritto qualcosa che non ho letto. Allora, 700 giusti avete? Ah no, io aspetta. Vabbè, io 711, la Camaro ZL1, dai, così anch'io faccio un po' di... Ah, quella c'ho io. Ah, c'hai la Z1, allora sì, ce l'hai tu, Kevin? La Camaro ZL1 1LE Package 2018? La kit supercar, Marco. Giulia, ha finita questa gara, io vado a comprare la Giulietta, ok? L'Alfa la Giulia o la Giulietta, quindi rimani ancora un attimino prima di andare a letto, mi raccomando. Ce l'hai tu, Kevin? Quando so? 680. Come 680? Aspetta.
No, scusami. 17.34 di PP. Ah, ma che cazzo, scusate ragazzi, ho visto i cavalli, scusate, scusate. Siamo 700, scusate, sì. No, io ho guardato i cavalli, scusate. No, va bene, scusa. 700, ma stiamo su cosa? 700 giusti? Più o meno, poi stiamo giocando per divertirci, mica dobbiamo fare la gara del cuore. Abbiamo detto quanti? 700? Vai, io prendo questa, bella, vai raga, io sono a posto, io prendo la Porsche 917 Living Legend. 715 raga, va bene? 715 va bene, sì, io ho 698. Ci siamo. Quanto vai? No, dai. Metti le gomme in ordine. Allora, Bruschetta, Kevin ha una macchina da 3 milioni, te lo dico, perché se non avevi visto il prezzo di quella macchina che sta usando, sì, Kevin sta usando la bomba. Kevin sta usando la bomba. Perché? Non si usa la bomba. Allora, stai scendendo, Wow, bravo Lord, esatto, si gioca per dire qualcuno ti facesse una riga sulla macchina. Mamma mia, 3 milioni. Io adesso gli faccio tutta la fiancata. La fiancata, gli facciamo ragazzi. Ah, sempre sta cazzo di partenza lanciata, oh che schifo. Vai. Prima stati prima e secondi come ne diventa. Quello è vero. Ok. Aiuto cosa? Ti va via già. Oh, ma dove va Kevin? Ma dove va? Se la bicicletta non ce l'ha. Oh! Scusate. Sì, è vero. Le facciamo. Scusate ragazzi, dai, era la prima curva, dovevo testare i freni. Le magliette. Mi devo vedere i freni. Sì, ragazzi, le faccio le magliette. Vai tranquillo che poi facciamo il merchandising. Magliette, cappellini, mutandine. Tutto. Calzine. Cos'è questo qui che ho sentito uno che si è sbattucchiato sui muri? Chi era? Tu quella cazzo di Camaro, vero? Ha solo il rumore bello e il muso. Il muso è una cosa incredibile. Sì. Penso che poi dopo che l'hanno messa in Transformer, quella macchina lì è diventata ancora più bella perché l'associamo a Bumblebee. Sì. Che poi vabbè, non è quel modello che c'hai tu perché era quello più vecchio, no? Dovrebbe essere quello un po' di 3-4 anni più dietro, vabbè, è sempre figa quella macchina. Poi contando che adesso è Fiat. Ma è possibile che sta macchina qua viaggia così tanto? Sto Porsche è figo, raga. Porsche da sfida. Vabbè, ci sta che l'ultima gara la vinca Marco Trans, dai, ci sta. Il vostro youtuber preferito, ragazzi. Il barone. Tu con la macchina da 3 milioni, tu con la macchina da 3 milioni. Ascolta, devo frenare, cioè non sapevo ancora i freni come frenavano, cioè tante cose. Cioè bisogna. C'avevo le gomme fredde, tante cose, no? Tu hai scaldato le gomme prima, sei un baro. Sono le ore 20 e tutto va bene. Esatto, bravo. Alza filo. Ma è roba da mangiare? Ragazzi, stanno parlando di mangiare, raga. Mi dissocio. Madonna, ma sono così avanti? Io prendo una porta che ce ne va. Sta macchina è. Wow!
Non so neanche dove l'ho comprato, se l'ho comprata, l'ho vinta o sta porta. No, vi state bastonando voi due. No, l'ho evitato e mi sono preso le bastonate da solo. Ci sta, da galantuomo ci sta, dai. Ragazzi, come viaggia sta... Oh! La carbonara. Julie, una carbonarina adesso, mamma mia. Se lo dico a mia moglie, chiede il divorzio. Amore, fai una carbonarina. È stata la merda. Sì, no, non mi piace tanto, neanche a me. No, beh, odio no. Cioè, c'è piste che odio di più di questa qua, però non... Ma sinceramente non è male. Che poi hai detto bruschetta che esiste davvero sta corsa, quindi già mi piace di più. Vediamo ora, ragazzi, vediamo 4 formaggi. Ragazzi, dovete smettere di parlare di cibo. La pasta, poi io amo la pasta. Grazie Lord. Oh, qualcuno che vede cosa stiamo facendo. Grande. Posizione migliorata di 2, incredibile Marco Drums Game. Pizza di cacate. No, la pizza con le cacate sopra non mi piace. Te lo dico subito, Pierpaolo. Mi dissocio. La pizza con la cacata sopra no. Allora, ragazzi, io vi faccio una domanda. Ok? È un sondaggio, ma non c'ho il sondaggiatore, quindi ve la faccio così. Facciamo un'altra garetta o chiudiamo qui? Dai, l'ultima. Ultima, la gara della staffa. Va bene, la gara della staffa ci sta. La gara della staffa si dice così, no? Quando è l'ultima birretta. Però scegliamo un mezzo. Cosa c'avete? Visto che andiamo un po' più giù, perché bruschetta c'ha quella macchina lì, ma è inguidabile. Su 500 è arrivato l'altro da Tomahawk. Su 600 qualcosa c'ho. C'hai qualcosa su 600? Dai, dici cosa c'hai su 600? Quanto? Con 600? La Yaris. Ma tipo quanti pipì? 911. 600, 635. Dai, fai 635. Io uso la Ferrari 458 Italia del 09 da 609 pipì. Dai, vai. Ci sto. Io 609. Dai. La 911 GT3 bruschetta, e vediamo il mitico Kevin che arriva con quella da 3644 cavalli. Salti in bocca. La GTR. Raga, qui la vedo bella tosta, Porsche, Nissan e Ferrari. Le Porsche sono belle che slittano, le Porsche, minchia, le Porsche erano tutte belle, ma slittano. Sì. Fegatini da giù, gli dice. I fegatini. Allora, tiramo giù il TCS al 2. Attenzione alla prima curva, raga. Ho le gomme fredde. Oh, ma chi è? Ma quanto viaggia sto mezzo? Quanto viaggia sta Ferrari? Chi è andato fuori? No, bruschetta, ti ho visto da lontano. Sta macchina non frena, raga. È solo potenza. Ho visto bruschetta dietro di me, raga. Questa macchina non frena. Ma come accelera però, però poi me le faccio tutte sul guardrail. Grazie! Non ce li ha, no. Ma
Ma ci avrò quelli da concessionario. Eccolo l'altro. Oh, 360, vedi? Oh, ho il fumo. Sono abituato a quella Porsche di prima, raga. Quella Porsche di prima frenava di brutto. Salsicce friariel. Ragazzi, quanto cibo che ho visto su questa chat stasera. Pensate al grande Marco Drums Games che è a dieta. Poverello. No, ragazzi, questa Ferrari è... Madonna. Non ci siete più. Ma dove siete andati, oh? Giuli? Dai, guarda qui che roba. Ma non frena sta merda. Vabbè, ci sta, dai, ci sta. Oh, sta grande. Ci sta, raga. Ci sta che non frena. Ma perché? Poi la gara andata per tutti. Oh, addirittura bandiera gialla. Chi si è ribaltato? Nel dritto mi ribalto. No. Io non so perché. perché il Porsche, la trazione posteriore è un disastro. Sta Ferrari è una cosa incredibile, ma non frena una incredibile riga, non frena niente. Oh, chi vedo? Oh, scusa, ti ho preso dentro? No, aia. No, questa no, questa è impossibile. Abbiamo scelto tre macchine troppo de merda. Buonanotte Pierpaolo. Grandi, grandissimo. Guarda qui cosa sta facendo Bruschetta. Dato 360, vai. Mi dissocio dall'uscita che va a letto Pierpaolo. Non vedi? 10 minuti Pierpaolo, un minuto, aspetta 5 minuti che andiamo a comprare l'Alfa Giulia. Dai, voglio che sei qui. Dopo te ne vai. Un minuto Pierpaolo, dai che ce la fai. Grazie, gentilissimo. Gentilissimo, ho sentito una botta. L'ho sentita sui denti, l'ho sentita. Oddio mio, oddio. Guarda come vai tutto storto. E io uguale, eh? Dai Pierpaolo, sfidiamo questa gara qui, poi vado subito a comprare la Giulia per la Giulia. La Giulia per la Giulia è bellissima, però è vero. Oh! Sì, hai visto Lord? Ah! Kevin l'ha vinta. Dai, bravo Kevin. Te la sei guadagnata sta qua perché avevamo le macchine a merda. Oh! Anch'io, raga. Mamma mia, sul dritto. No, penso che sono entrato nei box. Ottimo. L'hai fatto. La finisco in box. Incredibile. Buon finale. Ciao bello. Dai, la prossima. Quando siamo online tu entra sempre, Marco Drums Games le live e ci mettiamo d'accordo. Ciao mitico. Buonanotte. Ciao. Allora ragazzi. Bravo. Allora io vado a comprare la macchina alla Giulia. Così Pierpaolo va a letto. Comunque non si è parlato di matrimonio, hai ragione Giuli. Ci vediamo domani alle 3 per parlare del matrimonio della Giuli, ok? No, di divorzio. Dimmi. Tornando a comprare la macchina per la Giuli. L'F40 lì. La gara. Una volta. La F40? Sì, ve la facciamo. Fammi comprare la macchina alla Giuli che poi il Pierpaolo va a letto. Allora. Allora, mito. 4. Vediamo. Giulia. Io te l'avrei comprata, ma non c'è. Non c'è, Giulia. Te l'avrei comprata col cuore, ma non c'è. C'è la Mito che ho comprato, la 4C, la 8C, la 4C, la 4G GR3.
Peccato, Giulio, se no te la compravo. Te la facevo solo per te. Mi spiace. Dobbiamo scrivere tutti insieme. La mini ce l'ho, aspetta, fammi vedere la mini. Aspetta, la mini che marca è? È Regno Unito. Louis Hamilton, ma che cazzo di marca è Louis Hamilton? Ma che cazzo c'è per Louis Hamilton? Ma vaffanculo. Allora, Jaguar, Aston Martin. Vabbè, ma che cazzo di marca è la mini, scusa? Che schifo. Ma che marca è la mini? Non è mica inglese la mini minor. Scusate, raga, oh. La mini. Ah no, la mini è tedesca adesso, è andata, l'ha comprata la Volkswagen. Guarda questa. Allora, questa ce l'ho, eh. Ce l'ho. Questa, guarda che bella. Interessante, eh. Niente male. Eh sì, un milione non ce li ho. Però è interessante sta mini, eh. Interessante. Questa, allora, da questa a questa. Dai, facciamo l'ultima gara, ragazzi, e vi saluto tutti. Cosa dicevi, Kevin? Garage? Kevin? Notte, Bragali. Buonanotte. Ecco. Oh, esatto. F40 hai detto? Dai, ci facciamo l'ultima, poi vado, stacco anch'io. F40 online, giusto? Un abbraccio, buonanotte, amore mio, buonanotte, Bragali. Allora, noi ce ne facciamo una, ragazzi, e poi andiamo subito tutti a letto, eh. Poi domani vuoi fare il derby di Tito? Allora, io volevo farlo la mattina su YouTube. Oppure, tipo, dalla 1:30 alle 3, perché poi alle 3 voglio fare GT su Twitch. Se no, alle 10 di mattina si potrebbe fare, se hai voglia. Facciamo la mattina. Ci sta. Penso proprio ci vuole, eh. Ciao Lord. Buonanotte mitico. Ciao amico mio. Buonanotte. Buonanotte Giuli. Notte mitica. Notte. Ciao a tutti. No. Ciao Bragali, buonanotte. Ciao amici, facciamo l'ultima gara online col mitico Kevin e noi ci vediamo alle 3 del pomeriggio domani, amici miei, alle 3 del pomeriggio domani, sempre qui su Twitch, Marco Drums Games, amici miei. Ah, la Giulia, grandissima. Facciamo un Monza, dai, facciamo un Monza, siamo in Italia, facciamo un Monza, dai, che sta. Notte Bragali, buonanotte a tutti, notte amici miei. Puoi startare dal fermo oppure il prima. Dai, fai lanciata, ci sta. Perché sennò è vero, non ci ho pensato che se sbagli ti dà la penalità, una rottura di cazzo. Allora, Marco Drums Games, ragazzi, se volete giocare con me iscrivetevi al canale Twitch e lasciatemi il vostro nick, così giochiamo insieme, amici miei, ok? Mi lasciate il vostro nick, vi iscrivete al canale e se volete fare un bel abbonamentino. Grazie mille, ragazzi, c'è anche il logo nuovo, guarda che figata. Ok, cerchiamo la stanza. Allora, adesso sto cercando la stanza del mitico Kevin. Così andiamo a farci questa mitica garetta, eh? Sì. In realtà volevo provare un paio di patenti veloci e poi vado a nanna. F40 abbiamo detto, eh? Sì. Ma te quanto va? 699. Non è potenziata? Tutto, sì. Che sotto 800. Quanto? 800. Oh, madonna. Poi ho messo il setup di giro. Mamma che sound, bellissimo. Sono contento che l'ho preso appena della mela. Anch'io. Questa sono contento anch'io, sinceramente. Vabbè, partiamo, ragazzi,
con... Vabbè dai, è un giro veloce allora per me, è come si dice, la prova a tempo, sei già andato. Oh, ma come frena, frena? Tu l'avevi provata? No? No, no. Ah. Sì, dove sì, provata, ma... Posto anche, l'ho messo sopra. Guardate come apre, ma cosa gli hai fatto? Tipo il Turbo al 3, eh? Cazzo hai fatto per farlo andare così veloce? Io credo di sì. No, devo barare un po'. Marco Trans frena. Beh, cazzo, vai il doppio da me. Devi frenare un po' prima. Oh, oh bella. Mamma mia, sì. Bellissimo. Questo è proprio un... Lardo? Oh! Porca trota! Oh! Incredibile! Cazzo, mola! Vabbè, ma sono divertenti, che ce ne porta a noi? Cazzo! Oh, ma tu sai che domani mattina c'ho il muratore? Mi stavo dimenticando, Kevin, scusami. Non posso domani mattina. C'è qua il muratore. Magari ce la faccio a finire, eh. Ti faccio sapere, dai. Se ce la faccio a finire il lavoro, te lo dico e lo facciamo la mattina. Se no, alla una. Ok? Vorrei non lavorare, sinceramente, se ti dico la verità, però. 201? 201, io ho fatto 204. Mi dai 3 secondi di palanche. Beh, a parte che il primo era giro lanciato, quindi adesso mi sa che mi dai palancate un po' più spesse. Ok. Mitici amici di Twitch, grandissimi! Sì. Ma va che Ciro con quello che aveva detto lui si fa campionato mondiale, ma ci credo che non riesco a farlo io, faccio una fatica della Madonna. Se tu l'hai potenziata come ti diceva 800, io non ho 600, non è che magari le gomme, sono solo le gomme che portano su così tanto, no? No, più che altro perché la uso per fare il campionato, Minchia, ma che bestia che è. Ciao ragazzi, benvenuti mitici. Iscrivetevi al mio canale Twitch se volete giocare con me. Datevi il vostro ID PSN. Stasera abbiamo fatto quasi mezza live con gli amici. Con gli amici di Twitch. Amici miei, seguitemi e se volete datevi un bel abbonamentino. C'è anche il logo nuovo, mi è costato un botto. Sì, amico mio. Tu stai facendo gara a parte, eh? È come se abbiamo... È presente quando fanno le gare le GT3, le GT2, le GT1, che corrono tutti nella stessa pista, ma sono classi diverse. Oh, 1-5-5, vediamo. Due io. 5 secondi mi porti via il giro. Però non ho fatto nessun errore, eh? È bella, eh? Sì. Fa così fa. Figata. Qua sono i cavalli di una volta, comunque. F40 è macchina vecchia. Non so se era un F2, un 12 cilindri. Credo di sì, sai?
Il V12. Dal rumore. Sì, ma non so se ho messo il, quello alto o quello medio. A questo punto adesso poi andiamo a vedere. Adesso andiamo a vedere una scappata. Poi faccio un paio di... faccio una garetta tanto per e... no, no, faccio una garetta niente, domani mattina devo andare a lavorare da muratore, no, io vado a letto. Vediamo solo sta cosa qua della... di cosa hai tu e di cosa io. Io devo andare a letto, altro che qui è già mezzanotte e mezza. Io vado a fare la garetta con questa qui? Con la, F40? No? Devo vedere, guarda che quanto? Ah. E poi fammi sapere. 70.000. Madonna, online da pochissimo online. Eh? Perché sono barare. Una volta fatto già a me. Allora, ti dico subito cosa io, eh. Anzi, se sei allora, se sei sulla live di Twitch, fai prima vederlo che ti dico che cazzo c'ho. Ok, ciao ragazzi, benvenuti. Allora, impostazioni auto, giusto? Ah no, aspetta, prima dobbiamo andare a vedere che cosa ha come messa a punto, vero? Allora. Ma perché? Ma perché non c'è niente? Ma sei serio? Non c'è niente. Ma io l'avevo potenziata, scusami. Mi ha tolto i potenziamenti? Dici che è possibile? Scusate, allora, i freni, allora dai, ti dico, la vedi la live? I freni carboceramici, adesso ho preso l'adattatore di angolo di sterzata. Ciao amici miei, la marmitta non ce l'ho, marmitta da corsa. Dopo, frizione volano da corsa? Sì. Dopo controllo bilanciamento freni. Sì. Allora LNS ce l'ho. Rapporto marcia da corsa ce l'ho. Le gomme morbide da corsa. Sì, sì. Collettore di scarico da corsa. Sì. Anche tu hai anche la riduzione di peso. Intercooler da corsa. Sistema anti-lag. Allora, yes, yes. Anti-lag, eh? Sì. Messo a punto bilanciata motore? Sì, sì. Porca miseria, raga, mi parte uno stipendio qua. Poi, turbo compressore, hai messo a bassi, medi o alti? Alto. Perché poi se metti gli altri non c'entra niente. Ma limita... semicorsa non c'entra. L'albero gomiti? Sì. Tutto meno più potente. Questo non c'è. Rapporto marcia manuale, devo comprare anche questo, eh? Frizione. No, la frizione volano no, perché ho messo quella da corsa, quindi questo non lo devo comprare. Sì, infatti. Sospensione, sì. E io devo fare la riduzione. Adesso andiamo. Allora, questo LS, aspetta, aumento. Quale? Una via o due vie?